Quindi benvenuti a tutti quanti, compresi gli avventori di YouTube, e possiamo iniziare l'ultima analisi Commander dedicata a Orizzonti di Modern 3 con appunto il mazzo più interessante, più forte, più sviluppato, diciamo, dei quattro, che è il mazzo dedicato agli Eldrazi, questo tipo di creatura molto misterioso, ma molto, molto, molto amato dai giocatori. Questa volta, diciamo, ce lo troviamo in salsa Pentacolor. Questo è un mazzo, quindi 5 colori. Più in colore potremmo dire, come vedete anche dall'immagine, diciamo più che altro proprio per l'identità che hanno gli Eldrazi. Gli Eldrazi sono stati i primi e sono le prime e ad ora le uniche creature barra magie che fanno uso esplicito del mana in colore, che richiedono esplicitamente mana in colore per essere giocate. Non tutti ovviamente, ma alcuni. E questo mazzo va a prendere, diciamo, tutto quello che gli Eldrazi sono stati finora a livello di meccaniche di Magic. Quindi vediamo, avremo Eldrazi con vacuità, quindi quelli colorati, ma che cioè con il costo di mana colorato, ma che in realtà sono incolori. Vedremo quelli che costano mana in colore specifico, vedremo quelli che costano mana generico. Quindi c'è di tutto in questo mazzo, ed è a tutti gli effetti un Typhal Eldrazi classico, quello che diciamo è quello che ci si aspetta da un mazzo Eldrazi. Non ci sono strategie secondarie, non ci sono grandi piani malvagi, se non giocare gli Eldrazi grossi il prima possibile. Avremo tanto ramp, ovviamente, e piegarli e menare. Punto. Questo è il mazzo, è letteralmente la strategia più ignorante delle quattro, cosa che tra l'altro lo rende incredibilmente appetibile per i primi giocatori, nonostante sia un mazzo pentacolor. È comunque un mazzo molto semplice da giocare, non bisogna fare grandi equazioni, ecco. Giocare Eldrazi grossi è un piano malvagio, effettivamente. E quindi questo è quello che, diciamo, per svariati motivi, può essere considerato, diciamo, un po' il mazzo un po' migliore, tra i quattro, a patto che ovviamente piacciono gli Eldrazi, perché per quanto, diciamo, generalmente siano un tipo di creatura abbastanza amato, è ovvio che ognuno può avere i suoi gusti. Non ho fatto partire la musica, la facciamo partire adesso. Prima di partire con i comandanti, quindi l'analisi strategica è già finita. Non ci sono cose complicate da sapere per giocare questo mazzo. Però prima di andare avanti, una piccola postilla, un pochino come ho fatto con il mazzo energia. Perché? Perché questo mazzo, diciamo, si segue un pochino l'andazzo della prima incarnazione di un mazzo precostruito in colore che è uscito l'anno scorso con Commander Masters. Cioè Commander Masters ci ha dato tra i suoi mazzi precostruiti per la primissima volta, per la prima volta in assoluto, un mazzo Eldrazi, ma o meglio, un mazzo in cui, diciamo, pa buona parte delle carte erano Eldrazi, ma che in generale si basava più che altro sul giocare magie in colori. Quindi era un mazzo in colore, totalmente in colore, che per forza di cose, diciamo così, conteneva anche un buon numero di Eldrazi. E per questo vi invito, eventualmente finita questa analisi, se, come, diciamo, come avevo detto anche durante l'analisi del mazzo Energy, se volete ulteriormente
trovare eventuali spunti, eventuali modifiche o miglioramenti per questo mazzo, andate a riguardarvi la mia analisi del Commander in colore che era uscito durante, diciamo, Commander Masters. Vi lascio, come al solito, per chi sta guardando su YouTube, la scheda che uscirà, penso, sopra la mia testa, o comunque in un angolino del video, e lì potete trovare l'analisi appunto di quel mazzo, potete vedere quelle carte e sentire eventuali considerazioni da quel punto di vista. Però se volete vedere qualche carta in più, ecco, quello è un buon punto ulteriore oltre a questo video in cui potete avere altra ispirazione, se così possiamo dire. Benissimo, passiamo adesso all'analisi dei possibili comandanti, partendo con il comandante principale, che è Ulalek, atrocità fusa. Eldrazi 2-5, a costo 5, che sono 5 mana che possono essere pagati o con uno dei colori di mana diversi, o con un mana in colore, quindi un ibrido, ibrido colorato in colore, essenzialmente. Kuja vede già nel futuro, salutiamo chi troverà questo video per il futuro terzo mazzo Eldrazi. E ablandando la strategia, gioca mucche, copia i trigger sul cast. Ecco, bravo ablandandra, che hai fatto foreshadowing del... del comandante. Quindi Ulalek costa sempre 5 mana, che poi vogliamo pagarli con un incolore o con un colorato differente, decidiamo noi, o qualsiasi combinazione di questi. Quindi è un 2-5 con vacuità, quindi è incolore, e ha un'innescata che però diciamo che basta. Ogni qualvolta lanci una magia Eldrazi, puoi pagare 2 mana in colori, quindi 2 mana in colori specifici. Se lo fai, copia tutte le magie che controlli. Poi copia tutte le altre abilità attivate e innescate che controlli. Puoi scegliere nuovi bersagli per le copie. Ecco, questo è un effetto un po' forte. Questo è un effetto che ci premia nel giocare Eldrazi, nello specifico. E ci premia in grandi maniere, perché per un misero costo 2 essenzialmente raddoppiamo qualsiasi cosa sia in pila, qualsiasi cosa che abbiamo in pila, che siano magie, che siano abilità attivate o innescate. Questo cosa vuol dire all'atto pratico? All'atto pratico vuol dire che con Ulalek in campo, qual è la digressione? Qual è la particolarità degli Eldrazi, spesso e volentieri? È che, differentemente dalle altre creature, molto spesso i loro effetti, che normalmente su una creatura sarebbero un ETB, quindi quando entrano nel campo di battaglia, gli Eldrazi invece ce l'hanno al lancio, quindi ancora prima che entrano, appena li lanciamo, loro fanno un effetto. È vero per i Titani, ma è vero anche per tutti gli Eldrazi più piccoli, soprattutto in quelli di Modern Horizons, poi li andremo a vedere. Essenzialmente questa è la peculiarità, e Ulalek la sfrutta al massimo, perché quando noi lanciamo un Eldrazi, inneschiamo la sua abilità al lancio, vuol dire che in pila, in quel momento, ci sono sia l'Eldrazi, che ancora deve entrare in campo, ed è una magia, quindi sulla pila, sia l'abilità innescata, che appena l'abbiamo lanciato, si è inserita, diciamo così. Con Ulalek, pagando 2, prima ovviamente che si risolva tutto, vuol dire che noi non solo copieremo l'Eldrazi, e che quindi alla fine ci entreranno in gioco 2 dello stesso Eldrazi che abbiamo lanciato,
cosa che normalmente ovviamente non permetterebbe di far innescare tutti gli effetti al lancio degli Eldrazi. Cioè, se noi lanciamo un Eldrazi e abbiamo una magia o un effetto che dice copia una magia che lanci, copiamo l'Eldrazi, la copia non andrà ad innescare il lancio, perché la copia non l'abbiamo lanciata, la copia si è creata dall'etere all'interno della pila. Ulalek invece non solo farà questo, ma sapendo che dovrà giocare con gli Eldrazi, va a raddoppiare anche gli inneschi che sono in pila. Quindi essenzialmente va a simulare come se la copia l'avessimo lanciata, perché creiamo la copia, normalmente non innescherebbe il trigger del lancio, ma lui copia anche il trigger di lancio della carta originale. Questo vuol dire stiamo lanciando un Ulamog, abbiamo in pila l'innesco di esiliare due permanenti bersaglio, paghiamo due, andremo a creare un altro Ulamog in pila, che in realtà non è molto rilevante perché è una creatura leggendaria, quindi in campo dovrà comunque rimanerne solo uno. Ma poi andremo anche a copiare l'innesco di esiliare due permanenti, quindi vuol dire che andremo, pagando Ulamog due mana in più, andremo ad esiliare quattro permanenti invece che due. Ecco. Dov'è che diventa interessante Ulalek? Ulalek diventa interessante quando riusciamo a creare una pila stratificata, diciamo così, con più cose. E questo non è facilissimo da fare con le magie Eldrazi, perché appunto tendenzialmente sono creature che non hanno lampo, però è molto facile dare lampo alle creature, senza contare che esistono delle magie Eldrazi che sono degli istantanei. Comunque, vuol dire che se riusciamo a lanciare delle magie Eldrazi in istantaneo, Ulalek si innescherà più volte, cioè ci darà più volte la possibilità di pagare due mana e di copiare tutto quello che esiste in pila nel momento in cui l'abilità essenzialmente si risolve. Questa è una cosa che secondo me è fattibile, seppur non, diciamo, facilissima da fare, ma, diciamo, basta una Vedal Kenorri, basta un qualsiasi cosa che possa dare lampo alle nostre magie e può diventare abbastanza semplice, soprattutto con le quantità di mana che ha a disposizione un mazzo del genere. E quindi, per fare un esempio, di una situazione un po' più complessa, diciamo che l'80% delle volte Ulalek andrà a copiare un singolo Eldrazi con il suo singolo trigger di lancio, perché diciamo la pila in quel momento è quella e noi non abbiamo modo di lanciarci sopra, di lanciare in risposta altre cose Eldrazi per poi innescare più volte Ulalek. E Capesk, buonasera, buonasera. Kuja ha anche previsto gli Eldrazi su Thunder Junction. E quindi situazione un pelo più complessa del lancio il mio Eldrazi, pago due, lo copio, copio l'innesco. Lanciamo il nostro Eldrazi. L'abilità di Ulalek si innesca. Ci dice, quindi, è un'innescata perché ogni qualvolta lancio una magia Eldrazi, quindi vuol dire che la pila sarà composta da magia creatura Eldrazi, innesco del lancio della creatura Eldrazi, mi metto così, innesco di Ulalek, che ci chiede di pagare due mana in colori. Noi, essendo una nostra abilità, essendo il nostro turno, probabilmente, o comunque essendo nostra la priorità, possiamo mantenere la priorità e, in risposta al trigger di Ulalek, lanciarci sopra un altro Eldrazi con lampo o comunque in istantaneo. In quel momento si andrà a creare un altro innesco di Ulalek, un altro innesco probabilmente dell'Eldrazi che abbiamo lanciato, ma poi c'è un altro innesco di Ulalek che, se attiviamo, quindi vuol dire che abbiamo innesco di Ulalek,
innesco del secondo Eldrazi e secondo Eldrazi, in primo innesco di Ulalek, primo innesco Eldrazi, primo Eldrazi, vuol dire che se attiviamo l'abilità di Ulalek in cima, copierà tutta la pila. Ok? E qual è la cosa interessante? È che, essendo che sotto il secondo Eldrazi c'è ancora in bilico la prima innescata di Ulalek, si andrà a copiare anche quella. Quindi, cosa succederà? Paghiamo i due dell'ultima volta, dell'abilità di Ulalek per il secondo Eldrazi. Andiamo a copiare tutta la pila. Ci sarà due volte l'innesco del secondo Eldrazi. Andremo a creare due Eldrazi, il secondo che abbiamo lanciato. Dopodiché la pila si ritroverà due trigger di Ulalek, che è quello, il primo raddoppiato. Questo ci permette di pagare. E ovviamente sotto ci sono ancora i due inneschi del primo Eldrazi e due primi Eldrazi che abbiamo lanciato. Questo cosa ci permette, avendo due trigger di Ulalek, uno in fila all'altro? Che il primo possiamo pagarlo e andrà a raddoppiare ulteriormente la pila, cioè ci farà copiare tutto quello che c'è in pila. Quindi avremo un altro innesco di Ulalek ulteriore, un terzo innesco del primo Eldrazi e un terzo primo Eldrazi. Mi sono perso al primo innesco. Farò un disegnino. Forse nel video magari metto un disegnino, non lo so. Potrei farlo. Questo essenzialmente per dire che se riusciamo a innescare due volte Ulalek e riusciamo a avere una situazione in cui a un certo punto abbiamo due inneschi di Ulalek, uno sopra l'altro e sotto delle altre magie, finché abbiamo due mana in colori, noi continuiamo a copiare tutta la pila, perché il primo innesco di Ulalek andrà sempre a copiare la sua copia al di sotto. E quindi ci sarà sempre un innesco in più di Ulalek che ci chiederà ogni volta di pagare due mana in colori. Quindi essenzialmente se abbiamo un modo di generare mana lanciando cose... No, lanciando però non lanceremmo... Beh, diciamo che... Non entriamo in ambito combo, perché adesso non ho in mente niente che potrebbe far scombare. Però se abbiamo un botto di mana in colore, essenzialmente finché abbiamo mana, possiamo continuare a raddoppiare la pila. Fin tanto che esistono due inneschi di Ulalek uno sopra l'altro. Meglio uno schema intitolato Innesco Madness. Comunque, ricapitolando e stringendo, con Ulalek, se troviamo il modo di lanciare un Eldrazi e, mantenendo la priorità, lanciarne un altro in risposta al nostro primo, attivando la prima volta Ulalek, avremo sempre in pila due trigger di Ulalek che essenzialmente si copiano a vicenda finché abbiamo mana per pagarlo. E quindi può andare a generare delle situazioni abbastanza esplosive. Ed è questo il forte di Ulalek, nel senso che l'effetto di base è comunque fortissimo. L'effetto di base è: ogni qualvolta lancio un Eldrazi, posso pagare due e raddoppio e lo raddoppio. Non solo come creatura in campo, ma anche come effetto al lancio. Quindi molto forte. Se si riesce ad arrivare a questo punto, il punto di avere un Eldrazi con lampo, un istantaneo Eldrazi, eccetera, e lanciare quindi due Eldrazi di fila, diciamo, mantenendo la pila popolata, si può andare in questa sorta di mini loop in cui Ulalek copia la sua stessa... cioè, l'abilità di Ulalek va a copiare se stessa nelle istanze precedenti. Questo è il succo succhissimo. Cosa che rende ovviamente Ulalek incredibilmente forte e ottimo per un mazzo, per questa tipologia di mazzi. Questa tipologia di mazzo Eldrazi, ecco.
L'altra cosa forte, ovviamente, di questo mazzo è che è accesso a tutti e 5 i colori e quindi accesso a tutti gli Eldrazi colorati che sono usciti in Out of the Gatewatch, essenzialmente, che ci sono appunto delle belle bombette e soprattutto accesso anche a tutte quelle magie con vacuità. O anche senza vacuità, insomma, accesso comunque a tutti i 5 colori. Quindi, se uno vuole montare il mazzo diciamo con quello che vuole, è Ulale che è assolutamente la scelta. Permette di giocare qualsiasi cosa. Bene, questa sarà la parte. So già, mi anticipo, non anticipo, però immagino già qualche domanda nei commenti su YouTube di questa cosa. Però eventualmente farò veramente lo schemino. Non è difficile, cioè conoscendo il concetto della pila e poi visualizzandola, non è difficile, è abbastanza semplice. Però capisco che spiegato a parole è un po' incasinato. Come gli Eldrazi, è una perfetta cosa, è una perfetta abilità per gli Eldrazi, no? È una perfetta abilità per gli Eldrazi. Soprattutto per una fusione di una progenie di Ulamog e di Kozilek. Bene. E questo è quanto. Questo, come vedete, ha una sola abilità, questo comandante, e tanto basta. Il prossimo comandante, invece, è un po' diverso. A Nairi non piace questo elemento. Il prossimo è un po' diverso e soprattutto, innanzitutto è meno complesso, potenzialmente meno complesso, ma va a giocare in maniera un pochino diversa con diciamo, tutta la situazione Eldrazi. Ma leggiamolo insieme. Il comandante secondario è Aslask, il flagello fiorente. Eldrazi 2-2 a costo 3, quindi un Eldrazi tranquillamente, un drop a 3 facilissimo da lanciare. E dice: ogni qualvolta Aslask o un'altra creatura in colore che controlli muore, ottieni un segnalino esperienza. Quindi un comandante che Eldrazi che riporta un pochino in auge i segnalini esperienza. Quindi i segnalini esperienza sono dei segnalini che otteniamo noi come giocatore e che poi spesso vengono utilizzati per scalare degli effetti, essenzialmente, come vedremo tra pochissimo. Aslask ha infatti un'abilità attivata che costa penta, quindi costa 5 mana, uno per ogni colore, bianco, blu, nero, rosso, verde, e dice: le creature che controlli prendono più X fino alla fine del turno, dove X è il numero di segnalini esperienza che hai. In più, i discendenti e le progenie che controlli hanno indistruttibile e annientatore 1 fino alla fine del turno. E qua capiamo invece come questo comandante vuole giocare, che è in maniera un po' diversa rispetto a Ulalek. Ulalek vuole lanciare Eldrazi e vuole fare gli effetti al lancio. Aslask invece si basa su un'altra cosa per cui sono abbastanza famosi gli Eldrazi, ossia il fatto che molti dei loro effetti, per poter, diciamo, pagare gli Eldrazi più grossi, vanno a creare queste pedine molto particolari, che sono i discendenti Eldrazi e le progenie Eldrazi. Annientatore è un'altra peculiarità degli Eldrazi, ovviamente, ma qua il focus, diciamo, sono i discendenti e le progenie. Progenie Eldrazi sono quelle pedine che creavano durante Zendikar originale e durante Modern Horizons, quindi gli effetti di Modern Horizons e gli effetti di Zendikar, o meglio, di Rise of the Eldrazi, creano progenie Eldrazi. Mentre Battaglia per Zendikar e Giuramento dei Guardiani hanno un pochino modificato questa tipologia di pedina andando a creare i discendenti Eldrazi, che sono entrambe pedine che se le sacrifichiamo ci danno un mana in colore. L'unica differenza è che i discendenti sono degli 1-1 e le progenie sono degli 0-1. Questa è l'unica differenza.
E appunto Aslaksk si basa su questi. Aslaksk si basa su tutti quegli effetti che sfruttano gli Eldrazi creando pedine. E paradossalmente non li vuole sacrificare. Non li vuole sacrificare per rampare, ma anzi li vuole sfruttare per vincere la partita. Li sfrutta come esercito, in un certo senso. Perché, appunto, come ho detto, sono o degli 1-1 o degli 0-1, quindi creature molto, molto deboli. Ma Aslaksk li potenzia e li potenzia di tanto perché, ok, ho appena detto che lui non li vuole sfruttare per sacrificarli, ma in realtà non li vuole sfruttare per rampare, perché li sacrificare li vuole sacrificare. Sono delle ottime creature da venire sacrificate e Aslaksk, infatti, quando è che ci dà esperienza? Quando un'altra creatura in colore che controlli muore. Discendenti e progenie si possono sacrificare a gratis, sono delle creature in colore. Quindi ci daranno un sacco di esperienza per poi fare un attacco finale, in un certo senso. Quindi possiamo sacrificare un certo numero di progenie, avere X esperienza, il turno dopo, il nostro turno, dato che comunque le progenie possono essere sacrificate in instant, avere l'esercito pronto, più 5 a tutto. Indistruttibile, ma soprattutto annientatore 1. Annientatore 1, per chi non sapesse, vuol dire che quando un nostro discendente o progenie attacca, in questo caso, il giocatore in difesa dovrà sacrificare un permanente. E questo ancora prima dei bloccanti, appena vengono dichiarati come attaccanti. E qua è chiaro che con una certa costruzione del mazzo, una certa presenza sul board, si può davvero arrivare a un punto in cui sciami il tuo board di pedine, Eldrazi, a un certo punto ne sacrifichi un tot solo per avere esperienza, o meglio, non solo, probabilmente durante la partita ne hai sacrificate X per rampare, per giocare altri Eldrazi, eccetera, eccetera. Nel frattempo hai acquisito esperienza, fino ad arrivare a un punto in cui dici, ok, Aslaksk, pago 5. Più X a tutti, indistruttibili. Quando attacco con ciascuna mia singola creatura, chi attacco deve sacrificare un permanente e l'idea di avere tantissime progenie. Quindi diciamo che è un buon comandante che è praticamente una win condition. Cioè è da giocare early game per fare esperienza. Poi se muore, ma siamo riusciti a fare esperienza, sta in zona di comando finché non arriva il momento di dire ok, ho il board giusto, ho in mano delle carte che me lo proteggono, voglio vincere la partita, voglio provare a portarmi a casa magari qualche giocatore al tavolo, gioco Aslaksk, attivo, faccio e attacco. Quindi una strategia abbastanza diversa da quella di Ulalek. Ulalek, appunto, è abbastanza semplice perché è il classico Taipal. Gioco Eldrazi turno 2, turno 3, turno 4, turno 5. Sempre Eldrazi, sempre più grossi per poi vincere. Aslaksk invece punta tutto sulle pedine. È un po' diverso, ma è anche carino. Mi piace sicuramente di più Aslaksk di Ulalek. A livello personale, il mazzo precostruito deve essere giocato con Ulalek in zona di comando, assolutamente. Non hai abbastanza generazione di progenie per giustificare Aslaksk o provare Aslaksk in zona di comando. Ulalek è ottimo, è perfetto. Quindi, Aslaksk, ottima alternativa per chi non vuole montare un mazzo Eldrazi come qualsiasi altro mazzo, diciamo, basato su un tipo di creatura. Punto. E mi piace questa cosa, mi piace come scelta. È carina. Ok, passiamo ora alle carte nuove. Le carte nuove, disclaimer, le vedrete in italiano, ma purtroppo non saranno stampate in italiano. Quindi l'effetto ovviamente è giusto, ma se le dovete cercare da qualche parte, su qualche motore di ricerca, che magari solitamente anche le versioni in italiano, non troverete i nomi che leggerete, ma dovrete andare col nome in inglese.
Quindi, partiamo. Prima carta nuova. Straziamente di bismuto. Eldrazi a costo 4, di cui un nero. Ricordiamoci che però ha vacuità, quindi è comunque in colore. È un 4-3 minacciare. Ogni qualvolta lo straziamento infligge danno da combattimento a un giocatore, quel giocatore esilia carte dalla cima del suo grimorio finché non esilia una carta non terra. Puoi lanciare quella carta pagando punti vita pari al valore di mana della magia invece di pagare il suo costo di mana. Ok, quindi abbiamo un classico effetto del nero agganciato ad un Eldrazi. Neanche particolarmente grosso, neanche particolarmente difficile da lanciare, anzi, leggermente evasivo, minacciare. Sì, il vantaggio è che ti dice puoi, sì, non sei, diciamo, tendenzialmente questi effetti, soprattutto quando devi pagare punti vita, non ti costringono a pagare i punti vita. E, ah, prototype, bravo, bravo che ci sei. Non potevi mancare, giustamente, giustamente. E quindi questo bellissimo Eldrazi fa una sorta di effetto alla Etali, possiamo dire, sul giocatore a cui fa danno. E poi sì, la cosa che dice puoi, quindi puoi decidere, ok, io te l'ho esiliata e basta, non la lancio e rimane in esilio. Tra l'altro, altra peculiarità è che lui esilia carte finché non trova una non terra, vuol dire che tutte le terre precedenti comunque sono esiliate, cioè lui esilia appunto, non è che poi le rimette in fondo quelle che... No, esiliate, punto. Quindi effetto comunque molto carino, unica cosa secondo me è che comunque solo minacciare non è così rilevante come evasione. E poi rimane comunque un 4-3 a costo 4. Non è particolarmente difficile da gestire. Ecco, fosse stato un po' più grosso, probabilmente sì. Ma un 4-3 è anche abbastanza semplice da fare double block, perché minacciare e ammazzarlo. Cioè, non è così incredibile. Cioè, lo vedo quasi meglio in altre tipologie di mazzi, dove invece possono sfruttare molto meglio o possono dare più evasione e poi sfruttare il fatto che faccia danno da combattimento, raddoppi danno da combattimento. Per esempio, questa la vedo bene come una carta nel mazzo di Gonti di Thunder Junction, per dire. Metto il link, magari arriverà anche qua su YouTube. È una carta che si adatta un pochino di più a quelle strategie, secondo me. Rimane ovviamente un Eldrazi, rimane ovviamente una magia in colore, quindi va ad innescare altre sinergie che ci sono comunque all'interno del mazzo, senza dubbio, ma come impatto, diciamo, per essere un Eldrazi, è tranquillo. L'effetto, se fa danno, ovviamente comunque forte, perché ci regala una carta, ok, dobbiamo pagare punti vita, ma in Commander non è tendenzialmente un problema, e poi dipende chiaramente dalla carta, però ci sta. Fa una sorta di... mi ricorda l'effetto simile a Nashi. È un effetto simile a Nashi. Nashi è comunque considerato abbastanza forte. In larga parte perché ha ninjutsu, ovviamente. Però anche il suo effetto è chiaramente molto forte. Straziamente è più o meno... l'effetto è molto simile. Continuiamo. Con un mandante squittente. Un parassita Eldrazi, 2-3 a costo 3 di cui un verde, ma comunque vacuità. Ha miriade, quindi vuol dire che quando attacca andremo a creare una sua copia pedina tappata attaccante gli altri avversari. E quando il mandante squittente lascia il campo di battaglia, crea una pedina creatura progenie Eldrazi 0-1 in colore con sacrifica questa creatura, aggiungi mana in colore. Ecco, questo invece è un'ottima creatura che si va ad adattare alla strategia classica Taipal di qualsiasi tipo di creatura. Scurvare, in questo caso con gli Eldrazi nello specifico, cercare di rampare, quindi giocare Eldrazi sempre più grossi ogni turno che passa. Il mandante
E fa esattamente questo. È un ottimo drop a 3, quindi in curva è un 2-3 a costo 3, che quando attacca si duplica e quando lascia il campo di battaglia ci lascia la progenie. La cosa molto bellina è che appunto con Miriade vuol dire che se lui riesce ad attaccare sicuramente, sicuramente almeno due progenie le andiamo a creare sempre. Perché? Perché il mandante attacca, crea due copie che attaccano gli altri avversari. Quelle due copie, che vengano parate e muoiano, o che non vengano parate, comunque a fine combattimento devono essere esiliate, lasciano quindi il campo di battaglia e quindi si lasciano dietro la progenie. Quindi il fatto che abbia Miriade è molto forte. Perché nella peggiore, o in realtà potremmo dire controintuitivamente nella migliore delle ipotesi, lascia due progenie Eldrazi, perché voi direte, però se ci ammazzano il mandante originale ce ne lascia tre. Sì, però diciamo che non, secondo me non è auspicabile che ci muoia quello originale. Quindi la mia idea è che soprattutto di terzo turno il mandante trova sicuramente uno degli altri tre avversari che è mezzo scoperto, comunque non ha dei blocchi rilevanti, e quindi l'originale ovviamente va dove è più al sicuro. Le pedine vanno dagli altri due che abbiano o non abbiano bloccanti, chi se ne frega, perché tanto quelle due pedine in qualsiasi caso se ne vanno lasciandosi dietro la progenie. Questo vuol dire che di quarto turno, se tutto va bene, anche prima, perché comunque stiamo parlando di un mazzo che può giocare delle terre che danno due mana. Insomma, diciamo che se giochiamo una terra a turno normale, di quarto turno, con il mandante squittente, attacca, le altre due cose muoiono, vuol dire che avremo 6 mana di quarto turno, senza considerare che magari abbiamo rampato nei turni precedenti, senza considerare che magari abbiamo delle terre che aggiungono più di un mana, eccetera, eccetera. E appunto là, nella situazione più base possibile, di quarto turno col mandante abbiamo almeno 6 mana, se non 7, se ci muore anche il mandante originale. Quindi non male, non male tutto sommato. Ed è un'ottima carta, questa è un'ottima carta secondo me per qualsiasi mazzo Eldrazi che può permettersi di giocare carte con color identity verde. Ecco, questa invece non gliene frega niente da Color Identity. Abbiamo un Eldrazi puramente in colore. Progenitore terrificante di Ulamog. Eldrazi 10-10 a costo 10. Con cautela. E Egida sacrifica un permanente con valore di mana pari o superiore a 1. E un'abilità attivata che è tappa, crea una pedina creatura Eldrazi 10-10 in colore. Questo è un bel badile. Questo è un bel badile. Allora, non ha grande evasione. Non ha grande evasione perché ha solo cautela. Ma la cosa. Allora, cosa molto carina è che avendo cautela può attaccare e dopo tapparsi per creare un altro 10-10. Il fatto che per creare un 10-10 debba solamente tappare, cosa che in un mazzo come questo che ha a disposizione tutti i 10 colori, tutti i 10, tutti i 5, what? Ho avuto una visione del futuro, i 10 colori di Magic. Avendo a disposizione tutti i 5 colori, il blu nello specifico è uno dei colori che può stappare le proprie creature, quindi potrebbe esserci un mondo, potrebbe esserci un mazzo in cui si può sfruttare sta cosa. E in più è abbastanza protetto, o comunque ha un'egida che perlomeno costringe gli avversari, o l'avversario che vuole bersagliarlo, a sacrificare un permanente con valore di mana pari o superiore a 1. Quindi vuol dire, molto, tra l'altro molto smart questo wording, perché vuol dire che non può sacrificare terre, ma soprattutto non può sacrificare le pedine. O meglio, le pedine senza costo di mana, dato che adesso stanno iniziando degli effetti che creano pedine con i costi di mana.
Molto carino, molto carino. Stavo pensando, poteva essere wardato con sacrifico permanente non terra, non pedina. Però se quella fosse stata l'intenzione l'avrebbero scritto. Sto pensando a qualche altra casistica particolare. Con valore di mana pari o superiore a 1. Perché vuol dire anche che non possono sacrificare altre tipologie di permanente che costano 0, per esempio. Che mi vengono in mente. Boh, ci sono, in realtà ce ne sono un po' molto poche. I Mox. Non possono sacrificare Mox. Non possono sacrificare tipo Zuranorb o quegli artefatti a costo 0 strani. E poco altro. In realtà, diciamo che allora avessero scritto non terra, non pedina, si sarebbe potuto sacrificare questa tipologia di artefatti. Con questa invece non possono. Nel senso, non so quanto sia effettivamente rilevante. Però, ecco, la differenza probabilmente è quella. E chissà se è predecessore dei gemelli Eldrazi. Diciamo che è una versione... Non so se è una versione più forte. Cioè... Sì, in un certo senso potrebbe essere una versione più forte perché ha cautela e Gida. Però non crea subito il 10-10. Boh, non lo so. È sicuramente una versione più interessante dei gemelli Eldrazi. Che erano molto, molto, molto noiosi. Ho un 10-10, lo casto, creo un altro 10-10, basta, fine. Due vanilloni lì. Questo invece fa un pochino, può essere giocato un pochino più strano. Comunque, Eldrazone non ha un effetto sul cast, però ha un'abilità attivata che può essere duplicata con Ulalek. Tra l'altro anche il miriade dell'Eldrazi di prima può essere duplicato con Ulalek. Ecco, dobbiamo stare attenti a tutti questi, diciamo, queste interazioni. L'Egida può essere duplicato con Ulalek, anche se non credo sia rilevante. Perché raddoppio il trigger di Egida... Il primo lo pago, si risolve, faccio removal, il secondo non ha più il target, quindi no, in realtà non è rilevante. Non è rilevante, Gida. È tecnicamente duplicabile, perché è un'abilità innescata di un Eldrazi, in questo caso, ma non è rilevante duplicarlo, ecco. Era per essere sicuro, mi sono fatto il viaggetto mentale. Però ovviamente creare da 1 a 2 10-10, insomma, non male. Carino, carino, diciamo, il drazone è grosso, costo 10, ci sta. Ecco, questo invece, secondo me, è molto forte. Questo è molto, molto fortino. Protettore della distesa di progenie. Eldrazi 6-8, costo 7. Completamente generico. All'inizio della tua sottofase finale, riprendi in mano fino a una carta creatura Eldrazi bersaglio dal tuo cimitero. Quindi recursion... A gratis, diciamo, lo fa già nella sottofase finale, tra l'altro. In più, crea due pedine creatura discendente Eldrazi 1-1 in colori. Con, sacrifica questa creatura, aggiungi in colore. Molto, molto, molto forte. Molto carino. Molto carino. Piccola nota di ruling. Se con questa abilità... dice fino a una creatura Eldrazi, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che se decidiamo di non dichiarare bersagli, andremo a creare le nostre due progenie comunque, perché appunto dice fino a una. Non ha bersagli, ma ti permette di non dichiarare bersagli e quindi si risolve. Nel caso in cui decidessimo invece di bersagliare una carta Eldrazi nel nostro cimitero, se per qualche motivo... No, un nostro avversario decidesse in instant di esiliarcela dal cimitero, essendo che quella carta era il bersaglio dell'abilità, se lo perde l'abilità viene neutralizzata completamente, quindi vuol dire che non andiamo a creare nemmeno le due pedine Eldrazi. Questo è un piccolo è un piccolo cavillo che ve lo dico per il semplice fatto che
Se con questa, se giocate questo mazzo o giocate questa carta e il vostro e nel cimitero magari non avete niente di particolare e anche se avreste dei potenziali bersagli, anche se avreste degli Eldrazi che volendo potreste bersagliare, ma se il vostro obiettivo non è tanto riprendermi in mano l'Eldrazi, quanto magari fare questi 2 mana aggiuntivi delle progenie. E sapete che qualcuno potrebbe avere remuva l'esilio dal cimitero. Piuttosto non dichiarate bersagli. Questo è il motivo per cui vi ho detto la peculiarità di questo, diciamo, della regola. Perché se può succedere che magari qualcuno si sta tenendo apposta, magari per questo effetto o per altri motivi, un instant che esilia dal cimitero. Voi magari avete disperato bisogno di questi 2 mana perché avete in mano il super mega Eldrazi che vi fa vincere. Ma decidete di bersagliare così per nulla. Dice: ma sì, riprendiamo in mano sto Eldrazi. Il vostro avversario dice: ah, no, esilio. E non fate più neanche le progenie. Quindi non potrete lanciare il vostro Eldrazi che altrimenti vi avrebbe fatto vincere la partita il turno dopo. Ecco, questo è quanto. Piccola peculiarità. Serve il servo del pittore con i nomi, così è tutto il Drazi. Per il resto è comunque un'ottima carta, un 6-8 che rampa subito il turno in cui entra e che fa recursion dal cimitero. Quindi ottimo per riprenderci in mano gli Eldrazi, soprattutto col fatto che oramai anche i titani, le ultime incarnazioni, diciamo, dei titani, quindi degli Eldrazi tendenzialmente più forti, non vengono più rimescolati nel Grimorio. Quindi è ottimo. Ok, continuiamo con un Eldrazi con vacuità, il sorvegliante ripugnante. Eldrazi 7-2 a costo 7, di cui un rosso. Quando lanci questa magia, per ogni avversario prendi il controllo di fino a una creatura bersaglio controllata da quel giocatore fino alla fine del turno. Stappa quelle creature, hanno travolgere, rapidità e annientatore 1 fino alla fine del turno. E il sorvegliante stesso ha travolgere, rapidità e annientatore 1. Quindi un act of treason, atto di tradimento di massa per tutti i nostri avversari. Che in più danno da travolgere e annientatore 1 alle creature che abbiamo rubato. Quindi molto interessante in realtà. Ecco, con Ulalek ovviamente l'Eldrazi di prima si può raddoppiare l'innesco, quindi andare a creare 4 progenie e andare a riprenderci 2 Eldrazi dal cimitero. Molto forte. Ovviamente se lanciamo una magia Eldrazi in risposta, quindi anche lì c'è bisogno comunque. E io lo metto, se giocassi Ulalek, metterei dei modi per lanciare le mie magie con lampo. Quindi avendo a disposizione tutti i colori, probabilmente degli slot le dedicherei sicuramente alle line blu dell'anticipazione, a come si chiama? A Planetario Vedalken, che tra l'altro è anche una magia in colore, che potrebbe anche, insomma, innescare magari altre sinergie. E soprattutto, secondo me, una de degli effetti più forti, che si può giocare soprattutto in un mazzo Eldrazi, è il Rifugio dell'Alchimista, mi sembra si chiama in italiano, che è una terra di Nistrad, di Avacyn Restored, in realtà. Non so quando. Ne hanno ristampata sicuramente in un Secret Lair. Non so se anche in qualche Commander. Comunque, una terra che di base dà mana in colore e che quindi ci serve per lanciare. Cioè, comunque, è una terra che può dare mana in colore, che è rilevantissimo in un mazzo Eldrazi. Ma soprattutto ha un'abilità attivata che pagando un verde e un blu e tappandola fino alla fine del turno, tutte possiamo lanciare le magie come se avessero lampo, quindi una sorta di, appunto, ley line blu o Vedalken Horror per un turno, però in più è una terra, quindi è un po' meglio, costa zero.
Ecco, io se giocassi Ulalek, non so se giocherei tutti e tre questi effetti, ma probabilmente almeno due. Almeno due tra... Anzi, probabilmente tutti e tre, perché uno è una terra. Cioè avrei Leyline, Vedal Kenor e Rifugio dell'Alchimista, sicuramente, perché sono troppo ghiotte il fatto di lanciare un Eldrazi in instant con Ulalek in campo e raddoppiare appunto degli inneschi di altra roba che controlliamo, come come il nostro caro protettore. Mentre per il sorvegliante è un po' più facile, perché come ho detto è un Eldrazi che ha il suo effetto sul lancio, ed ecco, con Ulalek questo qui non dico che potrebbe far vincere la partita da solo, ma sicuramente farebbe, cioè potrebbe fare un sacco di danno. Perché con Ulalek vuol dire che lo paghiamo 7, lo lanciamo, è un Eldrazi, Ulalek, innesco, paghiamo altri 2, andremo a creare un altro 7-2 travolgere rapidità annientatore 1, intanto. E poi andremo a rubare non una, ma due creature per ogni nostro avversario, che andranno a prendere travolgere rapidità e annientatore 1. Questo vuol dire che con una sola carta andiamo a aumentare il nostro board di 6 creature con abilità molto rilevanti. Lanciare tutto con lampo così diventa una storm. Esatto. E, ecco, questo probabilmente è uno degli effetti più forti da duplicare con Ulalek, perché è tanto, tanto, tanto ghiotto. Rubare cose e soprattutto dare quelle abilità è super rilevante, vuol dire 6 permanenti in meno ai nostri avversari, perché sono 6 trigger di annientatore 1 almeno, solo con sorvegliante, la sua copia e quello che abbiamo rubato. Decisamente non male, questo è un bel top end. Poi finalmente vediamo un angelo normale Eldrazi. Aberrazione angelica. Angelo Eldrazi, 4-4, costo 6, bianco, con vacuità, volare, cautela. E anche questo ha un effetto molto interessante, perché quando entra nel campo di battaglia, attenzione, questo è uno dei rarissimi casi in cui l'effetto è effettivamente all'ETB, sacrifica un qualsiasi numero di creature con forza o costituzione base pari o inferiore a 1, tra parentesi discendenti e progenie. Crea altrettante pedine creatura Angelo Eldrazi 4-4 in colore con volare e cautela. Essenzialmente la divine intervention, intervento divino Eldrazi. Intervento divino è, per chi non sapesse, un incantesimo, costo 5 o 4, non mi ricordo, che dice se stai per creare una pedina, invece crei per forza una pedina angelo 4-4 volare cautela. Quindi dovrei creare dei fantastici 1-1 mir, ah no, sono dei 4-4 angeli. E qua più o meno è la stessa cosa, non è un effetto passivo, ma è un ETB che essenzialmente converte le nostre progenie discendenti, tendenzialmente, comunque creatura forza o costituzione pari o inferiore a 1, in Angeli Eldrazi 4-4. Con questo set tutte le carte hanno tenuto le gambe, tentacolari, Eldrazi. Ecco, questa per esempio è una carta che è molto... allora, diciamo che questa nella variante di Aslask, può essere un'alternativa al comandante, una sorta di, ok, magari non riesco più a lanciare il comandante, o mi hanno fatto un effetto che non posso attivare l'abilità attivata del comandante, cose così, posso giocare Aberrazione Angelica, sacrificarmi tutte le progenie, diventano un esercito di 4-4 volare cautela, che non è comunque male. Non hanno annientatore indistruttibile, però comunque volano, che è molto importante. E tra l'altro la pedina Angelo Eldrazi è bellissima.
è stupenda. Anche qua, prima volta che si vede raffigurato effettivamente un angelo di Innistrad completamente trasformato, a parte, diciamo, a parte Brisela, che quello è un caso particolare. Però è la prima volta che vengono raffigurati degli angeli normali di Innistrad completamente, diciamo, assoggettati dalla deformazione di Emrakul, dalla mutazione di Emrakul. Eh sì, è vero, Kuja. Peccato non abbiano fatto l'Eldrazi Lurgoif. Comunque, aberrazione. Carta caruccia e appunto un pochino più sinergica con il comandante secondario piuttosto che con quello primario. Poi passiamo a non più alle creature, ma abbiamo anche qualche magia. Come per esempio l'annientamento selettivo. Una stregoneria normale a costo 5, di cui doppio in colore. E dice: ogni giocatore sceglie un colore, poi esilia ogni permanente a meno che non sia in colore o solo del colore scelto dal suo controllore. Quindi vuol dire che il nostro mazzo non subirà praticamente alcun danno, mentre gli avversari saranno costretti a scegliere essenzialmente l'unico colore di cui salvarsi i propri permanenti. Tra l'altro è molto forte perché il permanente si salva soltanto se è solo del colore scelto. Quindi le cose multicolor non valgono, le cose multicolor a prescindere vengono esiliate, anche se uno dei colori è quello scelto. Infatti la rende molto molto forte, cioè proprio questo piccolo dettaglio, il fatto che salvi essenzialmente soltanto i permanenti monocolor, la rende molto molto più forte di quanto altrimenti non sarebbe stata. L'unica pecca, ovviamente, che però è una pecca che c'è sia che esiliasse sia che non esiliasse multicolor, sia che invece funzioni come funziona adesso, è che chiaramente contro i mazzi monocolor è molto, molto poco efficace. Diciamo, con questa vratta, gli unici mazzi che si salvano al 100% sono i mazzi in colore, quindi il nostro, ma anche qualsiasi mazzo monocolor. Qualsiasi mazzo che abbia solo un colore, ovviamente. Diciamo, per le regole di Commander, tutto quello che avrà in campo sarà o in colore o del proprio unico colore. Quindi, ah, ebbene, scelgo giocatore di mazzo Krenko. Cioè, ok, sceglierò rosso. Ho i miei 14 goblin rimangono comunque in campo. Quindi, questo è l'unico downside: il fatto che se al tavolo c'è un mazzo monocolor, non lo gestisci. Mentre tutti gli altri, bene o male sì, bene o male sì, anche un bicolor comunque è costretto a scegliere le cose da tenersi, diciamo così. Carina, carina, appunto, un po' tanto, diciamo, non, è un po' situazionale perché dipende dai mazzi che ti ritrovi contro rispetto ad altri, rispetto ad esempio a un tutto e polvere. Però c'è l'upside che esilia e non manda al cimitero, quindi per tutti quei mazzi che magari giocano con il cimitero invece diventa molto problematico. I monocolor finalmente si potranno vendicare. E quindi carino, una buona variante, diciamo, di tutto è polvere. Io la vedo così. Ok, continuiamo invece con le creature. Abbiamo un'anomalia bentonica, che è una serpe Eldrazi. 7-8 a costo 7, di cui un blu. Quando lanci questa magia, per ogni avversario, scegli una creatura controllata da quel giocatore. Crea una pedina che è una copia di una di quelle creature, tranne che la sua forza è pari alla forza totale di quelle creature, la sua costituzione è pari alla costituzione totale di quelle creature, ed è una creatura Eldrazi incolore.
Quindi, qui abbiamo un effetto molto, non molto simile, ma diciamo sulla stessa falsariga dell'Eldrazi rosso che abbiamo visto prima. Solo che invece di rubare tre creature per un turno, ci crea una singola copia di una creatura di un nostro avversario, e che però avrà come forza e costituzione la somma non solo di quella creatura che abbiamo scelto, ma anche di altre due creature scelte dagli altri avversari. Ecco com'è nata Brisella. Quindi essenzialmente avremo una pedina copia di una creatura dell'avversario, semplicemente sarà incredibilmente cicciona. Perché chiaramente andremo a scegliere una creatura con un effetto interessante, diciamo come base, e poi andremo a scegliere le creature più grosse degli altri avversari per dargli la somma delle forze delle costituzioni, compresa tra l'altro della creatura originale. Quindi, che ne so, la creatura con l'effetto più forte è un 2-2, perché è un effetto fortissimo, quindi perché non è tanto grossa. Bene, avrò una copia che è un 2-2 più... tu hai un 7-7, quindi un 9-9. Ah, tu hai un 6-6, quindi ho un 15-15. Una versione 15-15 del tuo 2-2. Eldrazi in colore. Quindi va a innescare tutte le sinergie con il nostro mazzo. Molto molto forte, costa 7. Ci sta questa anomalia bentonica. Altro innesco facile da duplicare con Ulalek, quindi il fatto di andare a creare due copie di due creature diverse, anche potenzialmente, e sempre il più ciccione possibili. Bellina, questa è una bella, mi piace. Cioè, è proprio bello il concept di voglio te, però unisco queste due cose così diventi un Eldrazi ciccione, però sei sempre te, è sempre lo stesso effetto, però sei un Eldrazi ciccione. È bello, bellissimo. Ok, a proposito di Eldrazi ciccioni, abbiamo il Behemoth dell'inversione. Behemoth dell'inversione è un Eldrazi 2-9 a costo 4, di cui doppio in colore. Quindi qua abbiamo chiuso il cerchio, abbiamo visto Eldrazi con vacuità con costo colorato, abbiamo visto Eldrazi con mana generico e abbiamo l'Eldrazi col mana effettivamente in colore. E dice: all'inizio del combattimento nel tuo turno scambia la forza e la costituzione di un qualsiasi numero di creature bersaglio fino alla fine del turno. Ed è... Allora, a me gli effetti di scambiare forza e costituzione non sono mai piaciuti. È una cosa... non lo so. È un effetto che a me non è mai ispirato tanto. Quindi non lo so, non mi sembra particolarmente forte, ma è chiaro che dipende tantissimo dal board. Cioè, noi abbiamo un 2-9. Se abbiamo uno dei nostri avversari completamente scoperto, ci sta. Ah, 2-9, divento un 9-2, ti attacco. Tanto non hai bloccanti o cose del genere. Carino. La cosa carina è che puoi scegliere un qualsiasi numero di creature, quindi scegli te chi vuoi scambiare e chi non vuoi scambiare. Sicuramente farai venire tanto mal di testa ai tuoi avversari se vogliono cercare di prevedere la tua combat. Questo poco ma sicuro. Probabilmente anche un pochino te vai di mal di testa, perché dici: ok, aspetta, questo è un 1-3, se lo faccio diventare un 3-1 e poi il mio allora lo faccio diventare da un 4-3 a un 3-4. Se lui blocca questo, cioè devi farti mille calcoli. Potenziali, tra l'altro. Perché dipende da cosa scegli. Quindi secondo me è una carta che alla fine non ha così tanto impatto. E che secondo me devi veramente star lì un attimo a farti dei conti. E secondo me non ne vale troppo la pena. Instant mal di testa, esatto. Cioè secondo me è una carta che non vale la fatica di... mettersi lì a cercare il modo ottimale di quali sono le creature migliori per scambiare forza e costituzione in modo che il mio attacco sia più efficiente. Mi sembra troppa fatica per quasi nulla. Ecco, mettiamola così.
bellina l'idea, ma secondo me poi all'atto pratico non ne vale così tanto la pena. E insieme al Commander, esatto, c'è un pacco di aspirine, è nuovo. Sai che figata? Le aspirine, quindi con la pastiglia e sopra impresso il simbolo del mana in colore. Quanto sarebbe figo. Così proprio sono proprio le aspirine e il Drazi. Le aspirine e il Drazi. E quindi, Behemoth, me, posso dire me. Ok, questa invece è un po' meno me. Allora, abbiamo visto. No, in realtà non l'abbiamo visto. Vedremo dopo. Che ci sono un po' di, come dire, rimandi di carte già esistenti del passato in versione Eldrazi. Questa è una di queste. Nel set principale, per esempio, c'è la scarica elementale, no? Scarica elementale in colore. C'è il comando Eldrazi, quindi come comando criptico, eccetera, c'è il comando. Nel commander c'è la confluenza. Confluenza Eldrazi, istantaneo a costo 4, doppio in colore. Le confluenze sono magie, istantaneo stregonerie, che hanno tendenzialmente tre, senza tendenzialmente, per ora tutte hanno tre opzioni, di cui però si può scegliere la stessa modalità più di una volta. Quindi sono molto modulari. Questa non fa eccezione, infatti scegli 3 e puoi scegliere allo stesso modo più di una volta. Le tre opzioni sono: una creatura bersaglio prende più 3 meno 3 fino alla fine del turno, che tra l'altro è un instant di giuramento dei guardiani che fa questo effetto degli Eldrazi. Esilia un permanente non terra bersaglio, puoi rimetterlo sul campo di battaglia tappato sotto il controllo del suo proprietario, e questo è l'abilità attivata dell'Eldrazi bianco che fa blink. E ultima opzione, crea una pedina creatura discendente Eldrazi 1-1 in colore, con sacrifica questa creatura, aggiungi un mana in colore. Quindi essenzialmente abbiamo a disposizione una removal, un blink o un ramp barra crea il nostro discendente. Comunque, tre effetti molto forti, soprattutto perché il primo, qual era il problema della magia da cui prende l'effetto da cui prende l'effetto la prima modalità? È che quella magia, appunto, era un istantaneo, costo 2, se non mi ricordo male, dà più 3 meno 3 a una creatura. Quindi era un'ottima removal per l'early game, o comunque per le creature piccole. Una volta superato un certo turno, difficilmente era utile. Il bello di averlo su una confluenza è il fatto di poterlo scegliere più volte, e quindi vuol dire che può essere un più 3 meno 3, ma può essere un più 6 meno 6, ma può essere un più 9 meno 9. Quindi a tutti gli effetti può diventare una removal. Anche interessante perché quel meno X in costituzione vuol dire che gestisce anche le creature indistruttibili. Il secondo effetto invece è semplicemente un blink, che in realtà è stato un blink di un permanente non terra, non solo di creatura, che però a mio parere nel mazzo Eldrazi non è così rilevante, proprio perché, come abbiamo detto all'inizio, la stragrande maggioranza degli Eldrazi il suo effetto lo fa al lancio e quindi non quando entra nel campo di battaglia, quindi gli effetti di blink non sono particolarmente efficaci. Diciamo che a questo punto mi verrebbe da dire che la seconda modalità in questo mazzo è più per proteggere i nostri Eldrazi, quelli importanti o quelli grossi che magari ci fanno vincere più facilmente, perché appunto blinkandoli comunque li salviamo da eventuali removal. Però non da Vratte, perché è uno dei, diciamo, è la versione del blink che fa rientrare subito la creatura non a fine turno. E creare le pedine, ovviamente. Quello, diciamo, è l'utility suprema. Se un effetto Eldrazi non sa cosa fare, crea le pedine, le progenie, i discendenti, per rampare, per fare board. Per il resto, insomma, una buona confluenza. Tutto sommato una buona confluenza. Torniamo su Innistrad. Don't blink. Torniamo su Innistrad e vediamo uno schifosissimo cultista mutato.
Ecco, questa è un'altra carta molto strana. Cultista mutato. È un 1-3, orrore Eldrazi a costo 3 di cui un nero, vacuità. Quando lanci questa magia, scegli fino a un permanente o un avversario bersaglio. Rimuovi tutti i segnalini da quel permanente o giocatore. La prossima magia che lanci in questo turno costa 1 in meno per essere lanciata per ogni segnalino rimosso in questo modo. Ed è a tocco letale. Quindi abbiamo un Eldrazi 1-3 a questo 3 con tocco letale, che fa questo effetto molto 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 particolare di rimuovere segnalini. Da un permanente o avversario, attenzione, non dice giocatore, quindi è una. Non possiamo rimuovere segnalini veleno. Almeno possiamo rimuoverli, ma dai nostri avversari, non da noi. Rimuovi il permanente o il giocatore. No, è una. Allora, è un effetto molto, molto di nicchia, diciamo così. Perché non tutti i mazzi giocano coi segnalini. Ancora meno. Giocano con i segnalini sui giocatori. diciamo che qua qual è il caso un po' più comune che potrebbe presentarsi per utilizzare questa carta? Sono i Planeswalker. Togli tutti i segnalini da un permanente, vuol dire che può togliere tutti i segnalini di fedeltà da un Planeswalker e ucciderlo. E in più scontare la prossima magia del turno di altrettanto. Diciamo che il forte di questo effetto è che è abbinato a questo sconto che può essere molto importante, soprattutto in un mazzo Eldrazi. Ci può permettere di giocare qualcosa di veramente grosso, anche potenzialmente di terzo turno. Cioè, adesso, oddio, di terzo turno non lo so. Cioè, però, per esempio, esatto, è tipo la va vampira fattucchiera. Però la vampira fattucchiera lo fa su tutti ed è molto forte. O era molto forte. Comunque, un effetto che lo faceva. O di un giocatore, non mi ricordo. Mi ricordo che lo faceva ad AoE. La cosa, ecco, una. Si può fare di terzo turno se noi o un avversario gioca Dark Depths. Profondità oscure, quindi un permanente che entra con 10 segnalini. Il cultista glieli può togliere tutti. Può far creare effettivamente Marit Lage a chi è il proprietario di profondità oscure. Ma noi avremo uno sconto di 10 mana nella prossima magia. Quindi in realtà potrebbe essere. Diciamo che con 10 mana sicuramente riusciamo a giocare un Eldrazone che è. Diciamo che Merit Lage, che può gestire Merit Lage, ecco. Però, detto questo è proprio il caso. Questo è il caso della notte di Natale. Alleanze sotto banco in arrivo. È molto, molto limitato come effetto. Cioè, nel momento in cui nessuna segnalini, nessuna Planeswalker, cioè. Quando non ci sono segnalini, è un 1-3 costo 3 con tocco letale. Basta. E in un mazzo Eldrazi non vuoi fare un 1-3 costo 3 con tocco letale che non fa niente. Per quanto sia un Eldrazi, per quanto sia incolore. Quindi, altra carta un po' me. Devo dire, un po' troppo specifica. O meglio, non un po' troppo specifica. Diciamo un hate un po' troppo specifico, ecco, sui segnalini, che è una cosa che non sempre c'è in una partita di Commander. Poi abbiamo visto prima dei gemelli, o comunque un Eldrazi che crea un altro Eldrazi. Qua abbiamo dei veri gemelli, gemelli della Discordia. Eldrazi 8-6 a costo 7, generici. Ogni qualvolta attacchi, scegli pari o dispari. Le creature con valore di mana di quel tipo non possono bloccare in questo turno. Quindi una specie di Void Winnower che può cambiare quando attacca. Non è male. E in più ogni altra creatura in colore che controlli ha Sete di Sangue 2. Ritorno di Sete di Sangue, che vuol dire che se a un avversario è stato inflitto danno in questo turno, quella creatura entra nel campo di battaglia con due segnalini più uno più uno. Quindi
i nostri gemelli attaccano, si rendono difficilmente bloccabili perché impediamo alle creature a costo pari o a costo dispari di bloccare, facciamo danno e poi tutte le creature in colore che entreranno successivamente entreranno con due segnalini più uno in più. Allora, il payoff ne vale la pena? Secondo me non tanto, per il semplice fatto che un più due su un Eldrazi, cioè, sono già grossi, cioè c'è veramente bisogno di dare un ulteriore più due. Mentre, viceversa, sulle progenie diventa carino. Le progenie, perché c'è ogni altra creatura in colore che controlli a 7 di sangue. Però aspetta. Sì, entra nel campo di battaglia. Quindi abbiamo un effetto che crea pedine progenie, pedine discendente. Entrano con due segni di più uno più uno. E lì siamo già da un'altra parte. Cioè passiamo da avere degli 0-1, degli 1-1, ad avere dei 2-3 o dei 3-3. Quindi in ottica Aslask non è malaccio i gemelli, in ottica di giocare la strategia più verso le pedine, perché le potenzia in maniera abbastanza interessante. E poi comunque l'effetto di che per una combat, tra l'altro attenzione, ogni volta attacchi, quindi i gemelli non devono per forza attaccare, basta che siano in campo e che noi attacchiamo con qualcuno. Comunque questi gemelli rendono cioè già è difficile bloccarli gli Eldrazi grossi, con loro diventa ancora più difficile. Devono andarsi a schiantare comunque una selezione ristretta di creature, oppure addirittura nessuna creatura, perché hai tutte le creature pari. Bene, tutte le creature a costo pari non bloccano, di meno ti faccio 8 danni. Quindi non male. Da quel punto di vista lì. Ok. Andiamo con un istantaneo affine. Eldrazi, immunità inquietante. Istantaneo a costo 1 in colore. Attenzione. E dice, una creatura bersaglio che controlli ha protezione da tutti i colori fino alla fine del turno. E, cosa che rende questa carta molto molto interessante, sovraccarico a costo 5, di cui un incolore. Quindi vuol dire che invece che una sola creatura che controlliamo, tutte le creature che controlliamo avranno protezione da tutti i colori. Questo ovviamente le rende imbloccabili da tutto ciò che è colorato, le rende imbersagliabili da tutto ciò che è colorato, non le può essere inflitto danno da tutto ciò che è colorato. Se avevano delle aure, tipo dei pacifismi o quelle robe lì, si staccano se sono colorate, perché protezione fa questo anche. Insomma, è molto molto forte. Questa mi sembra una carta veramente forte. Protezione da tutti i colori a tutto il tuo board potenzialmente è tanta roba. È tanta roba e soprattutto è carina perché anche a costo 1 è un proteggino. Cioè è bellissimo vedere come proprio sia... È la funzione di questa carta, se la giochiamo con sovraccarico o meno, perché senza sovraccarico è palesemente una protection spell. A costo 1 ci salviamo un nostro Eldrazi, una nostra cosa che sta per essere fatta fuori, una removal o qualsiasi cosa, o un blocco o del danno, insomma, protezione da tutti i colori e la salviamo a costo 1. Sovraccarico quando lo usiamo, quando vogliamo attaccare, o quando c'è un atto blasfemo in giro, perché penso sia l'unica carta che fa danno AOE, che fa abbastanza danno per uccidere gli Eldrazi, ed è l'unico caso in cui sovraccarico può essere utile per salvare il nostro board, perché poi ovviamente con una vratta o con l'esilio di massa, protezione, le cose di massa, diciamo, non le considera. Sovraccarico, quindi, secondo me, serve proprio più per un assetto più offensivo. Dici, ok, sono in vantaggio, ho il mio bel board di Eldrazi, ma devo entrare.
e gli Eldrazi è noto che non bussino alla porta ma la sfondino senza chiedere, e con questa immunità inquietante sovraccaricata non devono neanche sfondarla la porta, sarà già aperta per loro. E quindi è bello vedere come la stessa carta, semplicemente andando ad agire sul costo e sulla modifica dell'effetto in base al costo, possa essere giocata in due situazioni completamente diverse per due motivi completamente diversi. Molto, molto bella. E poi, appunto, è comunque a prescindere probabilmente una delle carte più forti che ha a disposizione questo mazzo. Molto bene, abbiamo finito le carte nuove. Ora passiamo alle ristampe. Prima fatemi bere. Prima bevo. Ok. Ristampe. Ce ne sono un buon numero. È un mazzo fatto molto bene. Ci sono... Esatto, vedete già comunque che si parte molto bene con una ristampa. In realtà molte delle ristampe riprendono quelle del mazzo precostruito precedente, quello di Commander Masters. Diciamo, ovviamente, ci sta, dato che comunque le tematiche erano molto simili e che alcune carte, secondo me, è giusto che vengano ristampate un po' di più per tenerle un po' tranquille a livello di prezzi. E infatti partiamo, non a caso, mentre guardavamo quell'altra vratta ho citato Tutto e Polvere, perché è effettivamente una carta che è presente all'interno del mazzo. Tutto e Polvere, stregoneria affine Eldrazi, tra l'altro questa sarà la prima versione cartacea con il nuovo nome della meccanica, con il nuovo nome appunto di Kindred, l'ex tribale. E niente, costo 7, ogni giocatore sacrifica tutti i permanenti colorati che controlla. Fortissima, appunto, probabilmente una delle varte più forti in assoluto, perché fa sacrificare i permanenti colorati, tutti i permanenti colorati. Ciò vuol dire che salva le terre, gli artefatti e ovviamente gli Eldrazi, quindi tutto ciò che è in colore a prescindere. In questo mazzo, inutile dire, una delle carte che vuoi vedere a un certo punto, nel momento in cui ti sei fatto un buon board, lanciare questa è praticamente come vincere. Se nessuno ha delle risposte, si vedono evaporare tutto quello che hanno fatto durante la partita fino a quel momento, e un'orda di Eldrazi che li sta attaccando, quindi sicuramente Tutto e Polvere, ottima inclusione, ma quasi dovuta, quasi dovuta. Un'altra buona ristampa che hanno fatto, che hanno deciso di inserire, è l'Arruolamento Eldrazi, che è appunto l'aura Eldrazi, che anche questa è stata stampata in un Masters l'ultima volta, se non sbaglio, mi sa in Ultimate Masters, quindi questa è da un po' che non viene ristampata. Ed è nota per essere la migliore aura da citare in campo, essenzialmente, no? Parliamo di un'aura a costo 8, incanta creatura, la creatura incantata prende più 10 più 10 e ha travolgere e annientatore 2. Quindi una bomba, essenzialmente. Ecco, non la vedo... Allora, è una carta che ci sta perché è un Eldrazi, perché è in colore, eccetera. Da travolgere, che è super importante, perché molti degli Eldrazi, pur essendo molto grossi, difficilmente hanno travolgere. Ci sta, perché altrimenti... Cioè, hanno annientatore e va bene, è sbagliato su un altro livello, però non hanno travolgere. Questa dà sia travolgere che annientatore 2. Però appunto la vedo arruolamento Eldrazi l'ho sempre visto più utile in mazzi che non sono Eldrazi, comunque in mazzi che giocano con le aure, in mazzi che giocano con gli incantesimi, perché appunto è un effetto molto
forte, molto wow, soprattutto se puoi manipolare, no, le aure e gli incantesimi in questo modo. Però, insomma, qua hanno deciso di metterlo all'interno del mazzo Eldrazi, ci sta, ed è comunque una gradita ristampa. Ops, il mio 1-1 ora è un 10-10, un 11-11 travolgere, annientatore 2. Non male. Per un costo 8 ci sta. Poi, questa molto meno splashy delle ultime che abbiamo visto, ma è una carta che sta a qualcosa ed è il Corno dell'Araldo. Corno dell'Araldo è una carta che in realtà tendenzialmente... Tendenzialmente la ristampano nei mazzi Typhal perché è uno degli artefatti più forti. Comunque abbiamo quindi un artefatto a costo 3 che quando entra in campo sceglie un tipo di creatura. Mentre entra in campo, probabilmente ho sbagliato. Vabbè, le magie creature del tipo scelto che lanci costano uno in meno per essere lanciate e all'inizio del tuo mantenimento guarda la prima carta del tuo grimorio. Se è una creatura del tipo scelto la puoi rivelare e aggiungere alla mano. Quindi... Perché è forte? Perché costa poco. Comunque 3 mana è molto. Insomma, è un costo basso. Sconta di 1 tutte le nostre creature del tipo scelto. E può potenzialmente farci pescare una carta in più se in cima abbiamo una creatura del tipo scelto. Quindi, ripeto, è una carta che mantiene sempre un certo valore perché è molto forte nei mazzi creatura di uno specifico tipo e l'hanno messo all'interno di questo mazzo perché appunto è molto più basato sugli Eldrazi rispetto alla sua vecchia incarnazione di Commander Masters. Poi abbiamo il Dislocatore Eldrazi, ecco, non mi veniva il nome prima per l'effetto della confluenza. Ora ce l'abbiamo. Dislocatore Eldrazi, che è quella carta di cui vi parlavo prima. 3-3 a costo 3, bianco con vacuità. Abilità attivata a costo 3, di cui un incolore. Esilia un'altra creatura bersaglio, poi farla tornare sul campo di battaglia tappata sotto il controllo del suo proprietario. Quindi Blinchino è comunque una carta molto forte. È una carta sempre richiesta perché... È appunto un blink ripetibile, cosa molto 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 rara. Questo è il forte del dislocatore. E quindi è all'interno di questo mazzo, l'hanno sfruttato col fatto che è pentacolor, e quindi segnalo la ristampa. Altra carta, Forgia Mistica, che ultimamente sta venendo ristampata parecchio, ma che continuo a segnalare perché è una carta incredibilmente forte. Nei mazzi, diciamo, basati su cose incolori, che siano effettivamente Eldrazi come in questo caso, ma anche semplicemente come artefatto. Forgia Mistica, artefatto a costo 4, puoi guardare la prima carta del tuo grimorio in qualsiasi momento, puoi lanciare magie artefatto e magie incolori dalla cima del tuo grimorio, e tappa, paga un punto vita, esilia la prima carta del tuo grimorio, quindi per toglierci magari una cosa che non potremmo lanciare dalla cima. Molto forte, è un engine... potenzialmente appunto devastante. Ultimamente sta venendo ristampata parecchio, ma diciamo anche in questo mazzo hanno deciso di ristamparla. Segnalo perché è comunque una carta richiesta. Alla Forgia Mistica le manca la pietra, esatto. Poi, altra carta ristampa che era presente anche in quello di Commander Masters, ma... Rimane comunque una carta molto richiesta e anche abbastanza costosa. Monumento abbandonato e ovviamente incredibilmente forte. Artefatto leggendario a costo 5. Le creature incolori che controlli prendono più 2 più 2. Ogni qualvolta tappi un permanente per attingere mana incolore, aggiungi un mana incolore addizionale. E ogni qualvolta lanci una magia incolore, guadagni 2 punti vita. Quindi, qua il forte ovviamente è che qualsiasi cosa che tappiamo per incolore ci darà. Doppio mana essenzialmente. Esatto, è da Zendikar Rising, monumento abbandonato. Era l'unico hint agli Eldrazi di Zendikar Rising come carta proprio.
E diciamo, appunto, uno degli, comunque, monumento abbandonato, uno degli effetti più forti, uno degli artefatti più forti che si possono giocare all'interno di un mazzo in colore. Ed è, appunto, già considerato all'interno della lista di questo mazzo precostruito. Oltre al monumento, appunto, abbiamo il monumento abbandonato. Perché era abbandonato? Perché era un monumento Eldrazi. Questo è l'originale hint agli Eldrazi, carta di Zendikar appunto originale, che faceva capire che c'erano queste cose strane, ma tutti quando era uscite, ma chissà, boh, magari è una cosa antica. E poi invece Rise of Eldrazi, bellissimo, quelle cose lì a me piacciono di brutto. Comunque, Monumento Eldrazi, artefatto a costo 5. Le creature che controlli prendono più uno, hanno volare e indistruttibile. E all'inizio del tuo mantenimento, sacrifica una creatura. Se non puoi farlo, sacrifica il Monumento Eldrazi. Ecco, questa è un'altra carta che la vedo molto meglio nella versione pedine, diciamo, versione progenie. Perché rende tutte le progenie, appunto, dei 1-2 o dei 2-2 volare indistruttibili. Il fatto che dobbiamo sacrificare una creatura diventa abbastanza irrisorio, proprio per il fatto che sono pedine letteralmente sacrificabili. Quindi Monumento Eldrazi gioca molto molto bene, in generale, come protezione ed evasione delle nostre creature in questo mazzo. E poi sì, era da un po' che non la ristampavano. Poi, tra l'altro, altro potenziale comandante alternativo, vediamo una delle scelte più gettonate per tutti quei mazzi strani, quei mazzi buffi che si basano magari anche su più diversi tipi di creatura, ed è Morrowthorn, l'illimitato, ristampa da Modern Horizons 1, è un 6-6 costo 7 con cangiante, quindi a tutti i tipi di creatura. Mentre entra nel campo di battaglia, scegliamo un tipo di creatura e le magie del tipo scelto che lanci costano bianco, blu, nero, rosso, verde in meno per essere lanciate. Questo effetto riduce solo l'ammontare di mana colorato che paghi. In più, le altre creature che controlli del tipo scelto prendono +1/+1. Quindi, questa, appunto, questa carta non potevano inserirla nel vecchio mazzo Commander. Di Commander Masters, perché era puramente incolore, con l'occasione del mazzo Penta, ovviamente Morrowthorn diventa un'ottima opzione, perché va a scontare il mana colorato degli Eldrazi con vacuità. Quindi è molto, molto, molto carino. Tra l'altro, appunto, il buon prototype che prima è apparso, una delle sue varianti dei mazzi Eldrazi era proprio uno con Morrowthorn, e che si basava solamente su vacuità, quindi tutti gli Eldrazi con vacuità. Morrowthorn in quel caso lì è molto molto forte, in generale qua è nelle 99, è comunque un Lord, diciamo, e che sconta eventuali Eldrazi colorati. Ok. Il Sire dei Polimorfi, esatto. Ok, ristampe, come vedete, siamo a un ottimo livello. Ora però è giunto il momento degli upgrade. E come dicevo all'inizio, Modern Horizons 3 ha un sacco di supporto per gli Eldrazi. Come dicevo, è uno dei suoi temi principali per il Limited e quindi molte carte si basano su quello e sono ovviamente al power level di Modern Horizons 3. Quindi preparatevi perché ci sono tanti possibili upgrade e diciamo che essenzialmente il livello è sempre più o meno, cioè, siamo sempre a livelli alti in Modern Horizons 3. E ci sono, andremo a vedere, ci sono veramente tanti possibili carte da utilizzare. Quindi, se volete migliorare effettivamente
questo mazzo lo siete riusciti ad acquistare, siete riusciti ad acquistarlo e volete migliorarlo con Modern Horizons 3, non solo avrete tanta scelta, ma appunto quello che vi mostro adesso sono alternative, non è il dovete mettere dentro. Poi in base a quello che vi piace potete scegliere se mettere o non mettere le differenti, insomma, quello che andremo a vedere. Sì, sono veramente tante, infatti partiamo perché altrimenti facciamo veramente tardi. Allora, partiamo con una delle primissime, tra l'altro, carte Eldrazi che erano state spoilerate, che è l'apertura del sigillo di Kozilek, un uncommon, incantesimo a costo 3 di cui un blu, ma con vacuità, e dice: ogni volta lancia una magia creatura con valore di mana pari a 4, 5 o 6, crea due pedine progenie. E ogni qualvolta lancia una magia creatura con valore di mana pari o superiore a 7, pesca 3 carte. Quindi in un solo incantesimo a costo 3 e uncommon, ricordiamo che questo è un uncommon, abbiamo sia ramp, e tra l'altro doppio ramp, perché creeremo due pedine quando lanciamo gli Eldrazi a metà via, 4-5-6, e poi ci verremo premiati tantissimo giocando Eldrazi più grandi, perché ci farà pescare tre carte, per aver lanciato tra l'altro un ciccione che molto probabilmente sarà difficile da gestire e ci porterà in vantaggio sul board, è tanta roba, è tanto. E tra l'altro carino perché funziona bene con Ulalek. Ulalek costa 5, costa 5, quindi quando lo giochiamo, se abbiamo l'apertura del sigillo in campo, ci creerà due pedine progenie e vuol dire che il turno dopo avremo a disposizione 8 mana, almeno, da poter quindi poi subito il turno successivo lanciare un Eldrazi grosso e pescare 3 carte. Quindi è molto molto buono, scurva abbastanza bene, diciamo così. E questo è un incantesimo, ecco, vi dicevo, non dico dovete giocare, però, insomma, questo è un incantesimo veramente forte. Poi, questa è più una removal buffa, che è l'appropriazione astrusa. Istantaneo, a costo 4, bianco-nero, con vacuità, esilia un permanente non terra bersaglio. Puoi lanciare quella carta fin tanto che rimane esiliata e puoi spendere mana in colore, come se fosse mana di qualsiasi colore, per lanciare quella magia. Allora, questa è una removal a tutti gli effetti, di un permanente non terra in instant, che poi può andare sotto il nostro controllo, pagando il suo mana, ma con l'agevolazione che il mana in colore paga per qualsiasi colore. Allora, noi già giochiamo un mazzo pentacolor, quindi non dovremmo avere particolari problemi a avere tutti i colori a disposizione, però comunque c'è questa opzione extra, cioè se non abbiamo tutto perfetto, il nostro mana in colore può venirci in aiuto. Ecco, questa secondo me è un'ottima removal in generale. Diciamo che questa potrebbe essere anche una buona removal anche in qualsiasi mazzo penta, in genere, cioè qualsiasi mazzo che può senza aiuti avere accesso a tutto il mana, a tutti i colori di mana. Questa è una, diventa una specie di, come si chiama, Anguished Unmaking, che però in più ti fa giocare quello che tu hai rimosso, quindi non male, cioè ti fa come se facesse pescare una carta, quella carta nello specifico. In questo mazzo, diciamo, puoi sfruttare sia il mana in colore, sia meno, sia no, però un'ottima removal. Questa è sicuramente una buona removal che ci permette di avere qualcosa in cambio. Poi questa invece è una delle, probabilmente, delle basi che possiamo mettere del mazzo. Tra l'altro, potrebbe già essere all'interno della lista del precon. Questa carta mi è venuto il flash adesso, potrebbe già essere compresa nella lista, comunque lo leggiamo lo stesso. Colui che proclama la fine: Parassita Eldrazi 2-2 a costo 2, di cui un incolore. Le magie incolori che lanci con mana value con valore di mana pari o superiore a 7 costano 1 in meno per essere lanciate, e le altre creature incolori che controlli prendono +1/+1. Anche qua quindi un mini lord e un mini sconto ai nostri però ciccioni a costo 7 o più.
Ed ecco, questa forse è una delle carte più forti a livello di utilità del set principale, che è il comando di Kozilek. Il comando di Kozilek è un istantaneo a fine Eldrazi, a costo X e doppio in colore, e scegliamo due opzioni tra le seguenti. Un giocatore bersaglio crea X pedine creatura progenie, un giocatore bersaglio profetizza X e poi pesca una carta, esilia una creatura bersaglio con valore di mana pari o inferiore a X e esilia fino a X carte bersaglio dai cimiteri. Ecco, questo è veramente l'utilità perfetta, ma in realtà anche per qualsiasi, cioè mi verrebbe da dire per qualsiasi mazzo. È in colore. Cioè, secondo me, se un mazzo ha modo consistente di avere accesso a due mana in colori, cioè, questo comando fa effettivamente cose genericamente forti, cioè che sono utili a qualsiasi mazzo. C'è la modo del colui che, esatto, perché fa ramp barra board, perché ti crea le pedine che se le sacrifichi comunque ti danno mana, quindi interessante. Ti fa peschino, profetizza, quindi un peschino comunque card selection, perché ti fa profetizzare X prima di pescare. Fa removal, esilia una creatura con valore di mana pari inferiore a X e fa hate del cimitero. Cioè fa tutto. In base all'occorrenza fa un po' tutto. Peschino, removal, ramp, hate del cimitero. Hate, e non mi smetterò mai di dirlo, l'hate del cimitero dovete sempre considerare. Cioè, se montate un mazzo commander, almeno un paio di robe che fanno hate al cimitero devono esserci, perché ci sono troppi mazzi che sfruttano il cimitero, che se non, diciamo, gestiti, hanno la vita troppo facile, mettiamola così. Non fa il caffè, quello è un grave danno, è un grave difetto, ma dovremmo accontentarci, dovremmo aspettare il comando di Emrakul per il caffè. Quindi speriamo. Speriamo valga la pena. E, tra l'altro, appunto, il comando di Kozilek apre le porte a eventuali comandi di Ulamog e comando di Emrakul. Giusto per. Quindi vedremo cosa si inventeranno. Comunque, ottima magia. È veramente. Fa tutto. Fa veramente tutto. Tanto, ripeto, da renderla una scelta papabile per qualsiasi mazzo che abbia modo tranquillo di avere accesso a mana in colore. Assolutamente. Emergias Command. È molto molto forte. Comando di Kozilek che è assolutamente una spell fortissima. Poi torniamo a delle uncommon, cioè il distruttore della creazione, che non solo penso che sia l'Eldrazi più forte in assoluto da trovarsi in Limited, ma è anche comunque un buon ciccione. È un 8-4 a costo 8, doppio in colore, che quando lo lanciamo guadagniamo un punto vita per ogni permanente in colore che controlliamo. Ed è importante perché le terre sono permanenti in colori, ricordiamocelo. Quindi questo coso ci fa guadagnare un punto vita per ogni terra e poi per ogni Eldrazi e per ogni roba con vacuità che controlliamo. Quindi potenzialmente tantissimo life gain. Poi, cosa importantissima, ha antimalocchio da ogni colore, vuol dire che non lo possono bersagliare, e ha annientatore 2. L'unica pecca è che è un 8-4, quindi se fanno un doppio blocco o un blocco con una creatura particolarmente forte lo ammazzano, ma stando sulle rarità basse, probabilmente è il migliore Eldrazi a cui possiamo avere accesso e quindi un potenziale, secondo me, papabile. Se magari non vi piace qualche Eldrazi, magari quei due Eldrazi che avevamo individuato nuovi, che il Behemoth e l'altro, che non erano proprio il massimo, diciamo che potrebbe essere il sostituto, il distruttore. Poi per il resto, comunque. Molto molto insomma è forte l'antimalocchio ed è forte anche il fatto di guadagnare punti vita, che anche quella è una cosa abbastanza
se non primaria, ma comunque importante in Commander. Può veramente... può farci passare da mezzi morti, a un fulmine dalla tomba, a invece a avere più punti vita degli altri, magari. Perché fa tanti punti vita questo distruttore. Poi, Divoratore del Destino, invece, altra carta che tra l'altro sta venendo giocata di brutto in Modern, quindi non so quanto convenga cercare adesso di procurarsela, comunque... Divoratore del Destino, un Eldrazi 6-6 a costo 7, doppio in colore. Allora, prima parte dell'effetto non capiterà spesso, ma la leggiamo. Puoi rivelare questa carta dalla tua mano iniziale. Se lo fai, all'inizio del tuo primo mantenimento, guarda le prime 4 carte del tuo grimorio e puoi rimettere una di quelle in cima al tuo grimorio ed esiliare le altre. Quindi essenzialmente ci sistema la prima pescata della partita. Come dicevo... non particolarmente rilevante in Commander, perché uno, averlo in mano iniziale sarà molto più difficile, avendo la monocopia e 100 carte, o meglio 99, e il fatto di sistemarsi la prima pescata potrebbe non essere così rilevante. Diciamo che il grande downside è che le altre carte le esiliamo. Questo vuol dire che potenzialmente andremo a privarci per tutto il resto della partita di alcune carte, perché appunto a differenza di Modern, dove puoi permetterti di esiliare alcune carte perché tanto le gioco in 4x, quindi se ne esilio una chi se ne frega, in Commander no, Commander abbiamo l'1x e se tra le prime 4 c'è un... come si dice... cioè magari una carta che ci serve effettivamente per andare avanti e non vogliamo esiliarla, diciamo, non lo faremo. Ma la cosa... allora, la cosa interessante di questo non è tanto l'effetto di cui ho appena parlato, ma che quando lo lanciamo esiliamo un permanente di uno o più colori, quindi un Eldrazi a costo 7, che quindi può far innescare diverse cose, tra cui anche il comandante del mazzo Commander, di Commander Masters, per esempio, e ha comunque una removal come innesco di lancio, vuol dire che con Ulalek diventa una doppia removal. Quindi carino, anche lui può essere, diciamo, magari messo a sostituzione di una removal. Magari non vi piace giocare quella removal bianco-nera che abbiamo visto prima, Divoratore del Destino è sicuramente una, chiamiamola tra virgolette, removal molto più sinergica con quello che vuole fare il mazzo. Ecco, questa... altro incantesimo affine in questo frangente, in questo caso, ma ecco, questa probabilmente, se ce l'avete, è molto difficile trovare una scusa per dire non la gioco. Giocatela. Echi dell'Eternità, incantesimo affine Eldrazi, costa 6 mana, di cui triplo in colore, quindi nel nostro mazzo non particolarmente difficile da giocare, in altri mazzi probabilmente sì. E dice, se si innesca un'abilità innescata di una magia in colore che controlli o di un altro permanente in colore che controlli, quell'abilità si innesca una volta in più. Essenzialmente fa quello che fa Ulalek, ma gratis. La mano di The Legend of Zelda. Ok. Essenzialmente fa quello che fa Ulalek, ma senza pagare mana. E l'altra cosa interessante è che con Ulalek, diciamo che raddoppia, perché Ulalek è un'abilità innescata. Ulalek ha un'abilità innescata ed è un permanente in colore che controlliamo. Questo vuol dire che con Echi dell'Eternità in campo, lanciando un Eldrazi con Ulalek in campo, succedono i disastri. Perché? Finiamo di leggere Echi dell'Eternità, poi facciamo un piccolo esempio. Secondo effetto di Echi dell'Eternità è che ogni qualvolta lancia una magia in colore, copiala. Puoi scegliere nuovi bersagli per la copia. Una copia di un permanente diventa una pedina. Come dicevo, fa le cose che fa Ulalek, ma gratis. Facciamo un piccolo... amici, facciamo un piccolo esempio. Più o meno come quello che abbiamo fatto prima, però è un po' meno complesso, penso.
Lanciamo il nostro, facciamo, ecco, ora che lo abbiamo, divoratore del destino, usiamolo come cavia, divoratore del destino, lo lanciamo e abbiamo sia Echi dell'Eternità sia Ulalek in campo, in qualche modo sono rimasti entrambi in campo, non sono stati obliterati a vista, lanciamo il divoratore. Viene lanciato, si innesca il suo innesco di esiliare il permanente colorato. Decidiamo il bersaglio. La pila in questo momento è Eldrazi innesco. Abbiamo lanciato un Eldrazi. Ulalek si innesca, ma anche gli Echi dell'Eternità, perché si è innescata un'abilità innescata di una magia in colore che controlliamo, ossia il divoratore stesso, che è ancora in pila. Che è ancora in pila. Quindi abbiamo di default un'altra removal, un altro esilia permanente colorato creato gratis dagli Echi dell'Eternità. In più stiamo lanciando una magia in colore, il divoratore. Gli Echi dell'Eternità dice: "Ah, bello, fanne un altro". Quindi ad ora abbiamo due divoratori in pila, due inneschi dell'esilio del permanente colorato in pila e Ulalek, che è innescato. Ulalek è un permanente in colore che controlliamo, quindi l'innesco di Ulalek si sdoppia subito. E andiamo già nella situazione che prima avevo fatto l'esempio con l'Eldrazi con Lampo. Abbiamo quindi due inneschi di Ulalek già in pila. Con in più, sempre in pila, attenzione perché è importante. Due inneschi dell'esilio e due divoratori ancora in pila. Questo vuol dire che adesso la pila ha sei elementi. Due inneschi di Ulalek, due inneschi del divoratore e due divoratori. Ulalek chiede: "Vuoi pagare due mana?" Ma certo, paghiamo due mana, raddoppiamo tutta la pila. E quindi avremo tre inneschi dell'esilio, tre divoratori in pila e altre due inneschi di Ulalek. E siamo già nel loop, diciamo che se, finché abbiamo mana possiamo continuare a copiare avere X divoratori e esiliare X permanenti colorati per ogni due mana che spendiamo. Esatto, essenzialmente si è innescato l'innesco che ha innescato l'innesco dell'innesco innescando un innesco innescato. Assolutamente. Ecco, capite come innanzitutto se giocate Ulalek abbiate molta familiarità col concetto della pila e aiutatevi pure con dei disegnini, aiuta tantissimo. Il motivo anche per cui uno dei pochi motivi, no, pochi no, dai, uno dei motivi per cui elogio in realtà molto Arena, Magic Arena, è il fatto che chiunque abbia giocato ad Arena e non avesse ben chiarissimo il concetto della pila prima di giocare ad Arena, dopo aver giocato ad Arena ha capito perfettamente come funziona la pila, perché per come è rappresentata è chiarissimo, quello è un grande pregio di Arena e che molta meno gente fa confusione col concetto di pila, secondo me. Allora, finché è poca roba, sì, quando iniziano ad esserci tante copie, tante Arena strippa, quello assolutamente, ma si è visto, cioè ci sono già testimonianze, ma anche banalmente molti, come dico spesso, a me piace guardare i video di MTG Goldfish, quelli di Saffron Olive, perché porta dei mazzi spesso molto particolari o dei mazzi tipo buffi che magari sfruttano delle sinergie molto strane, insomma non sempre mazzi da meta, e quindi va molto spesso in realtà quando gioca su Arena queste tipologie di mazzi va a spingere verso i limiti del software.
E molto spesso, alcune volte è capitato che, per esempio, sì, sono riuscito a fare questa combo, riesco a fare mille, mille milioni di pedine e gli crash arena proprio diretto. Quello è, diciamo, il limite di arena che effettivamente ha alcuni limiti anche quando non dovresti averli perché vai infinito. Però, chiaro che sono delle situazioni molto particolari. Secondo me, Echi dell'Eternità più l'Alec e un paio di spell non dovrebbe avere particolari problemi. Quando inizia a concatenare magari più inneschi di Ulalek, a pagare per 4-5 volte l'innesco di Ulalek, allora lì probabilmente inizierà a fare fatica. Perché la pila diventa veramente, veramente, diciamo, fitta. Diciamo che spesso vedo che quando Arena inizia ad avere delle difficoltà, rallenta, cioè si inchioda tantissimo. E si vede, cioè, proprio scattoni, è incredibile. E Steve Bricks, grazie mille del follow, benvenuto. La pila che, esatto, la pila impallata, quasi. La pila impallata. Comunque, Echi dell'Eternità, must assoluto se si vuole, cioè se ce l'avete e avete questo mazzo, assolutamente una carta da mettere dentro. Magari vi incasina un pochino, però diciamo che con Echi dell'Eternità qualsiasi cosa che fate è raddoppiata e già gli Eldrazi sono forti da soli, figuratevi raddoppiati. Ecco, a proposito di Eldrazi. In Modern Horizons ci sono ben tre creature leggendarie molto molto forti che sono appunto delle nuove versioni dei nostri cari carissimi titani che tutti conosciamo. È inutile dire che degli upgrade sono degli ottimi upgrade per questo mazzo, se ce li avete. Ops, mi è scappata un'Emeria. E quindi, diciamo, come spesso dico, non c'è bisogno che ve lo dica io, che se li trovate sono degli ottimi miglioramenti, quindi andiamo a leggerli molto velocemente. Questo 14, non lo so, doppio 7 però, potrebbe essere un bel numero evocativo, 14, magari in futuro, per se vogliono anche comunicare qualcosa. Non saprei. Cioè, tutto è possibile, di fatto. Allora, Emrakul, il nuovo mondo. Anche questa è una delle primissime carte. Ehi, FOD. Allora. Allora, ci sono le analisi dei Commander. Tra i possibili miglioramenti ho tenuto da conto eventualmente anche le breaking news, ma non ho, cioè diciamo non ho mai parlato solamente delle breaking news, non ho fatto una rassegna come facevo tempo fa. Adesso diciamo ho voluto un pochino abbandonare quella che era la set review totale che facevo prima perché mi portava via veramente tanto tempo e la trovavo un pochino vuota. Adesso tutto, se c'è da parlare delle carte dei set, le guardo sempre in relazione come upgrade dei mazzi Commander. Quindi, se vuoi sapere qualcosa di alcune breaking news, nelle varie analisi Commander ci sono citate alcune, quelle insomma, optabili per quel mazzo. Ma non ho niente dove le guardo tutte, ecco. Emrakul, torniamo alla nostra cara Emrakul. Skullcat della versione Gatrash ha un effetto diverso? No, non penso. Potrebbe avere un wording leggermente diverso, ma perché magari da Gatecrash a OTJ si è aggiornato e quindi l'hanno stampato con l'oracolo aggiornato, mi verrebbe da dire. Tra l'altro Skullcrack è una carta che avevo,
se non mi ricordo male, che avevo messo come potenziale upgrade. Adesso però mi hai fatto venire la scimmia e la curiosità, quindi adesso vado a vedere. Ta ta ta. Tu. Adesso vediamo. Damage Camp Prevented. Sto guardando anche quella originale. Ah, sì, certo che è diverso, perché Skullcrack originale era stata stampata quando ancora il danno poteva essere ridirezionato dal giocatore al Planeswalker. Quando... E quindi dice solo target player, ma in realtà potevi sparare anche al Planeswalker. Adesso, invece, c'è stato il cambio con Amonkhet, dove adesso c'è un bersaglio. Prima non esisteva un bersaglio, prima esisteva creatura o giocatore. Perché i Planeswalker non erano contemplati, essenzialmente, come bersagli degli spari o delle magie. O degli spari, in realtà, più nello specifico. E quindi avevano creato la regola di redirezione del danno dal giocatore al Planeswalker. Poi hanno detto, sai cosa, è un casino. Cambiamo l'oracolo, cambiamo un pochino il ruling. E essenzialmente hanno aggiornato tutte quelle magie che... tutte quelle magie che prima di Amonkhet dicevano spara X danni a creatura o giocatore, ora dicono spara X danni a un qualsiasi bersaglio, mentre quelle che sparavano solo a giocatore diventano spara X danni a un giocatore o a un Planeswalker. Essenzialmente questa è la differenza. Mi è venuto il Ragavan, esatto. Sì, diciamo che ci sta, soprattutto appunto Skullcrack ha la particolarità di essere una carta che non è mai stata ristampata dalla prima volta, quindi c'è stato quello scavallamento che magari non era stato fatto in una ristampa precedente ed è stata la prima volta. Quindi, cioè, mi immedesimo nella sorpresa, assolutamente. Poi, tra l'altro, io l'ho vissuto quel cambio e soprattutto l'ho vissuto quando andavo a fare tornei. Quando andavo a fare tornei, cioè, perché ovviamente c'era l'edizione, ero in standard, quindi c'era... c'era tipo Amonkhet, che ancora aveva il vecchio wording. Mentre quella successiva, che era Kaladesh... adesso c'ho un lapsus, mi sembra Kaladesh. O è dopo? Vabbè, comunque, quella successiva invece aveva il nuovo wording. Solo che molto spesso, appunto, si chiamava il Judge, perché non... diciamo si voleva essere sicuri nonostante, o addirittura gente che non sapeva di questa cosa e che quindi, che ne so, ti sparo al Planeswalker, ah ma qua c'è scritto giocatore, non puoi sparare al Planeswalker, no si può fare perché era il vecchio ruling, allora devi chiamare il Judge che ti spiega. C'erano i furbetti che invece cercavano di fare il contrario, di dire ah ma no, tu non puoi sparare al Planeswalker perché c'è scritto giocatore e quindi tu dovevi chiamare il judge che ti diceva no, può farlo perché è cambiato il ruling, cioè ciao. Insomma, è un casino. È stato un periodo veramente molto, molto concitato. comunque, parentesi. Sì, cioè, allora diciamo che al tempo della prima stampa di Great Crash non c'era differenza, perché si sapeva che bersagliando il giocatore potevi bersagliare il Planeswalker. Poi ovviamente per un giocatore di adesso che è abituato ormai da X anni a vedere la distinzione, dici ma... cioè, appunto dici, cavolo, prima era molto diversa. Comunque, parentesi chiusa. Però bella parentesi, perché mi ha fatto tornare in mente questa cosa.
Allora, Emrakul, 12-12, costo 12. Quando lanciamo questa magia, prendiamo il controllo di tutte le creature controllate da un giocatore bersaglio. Come sempre, Emrakul ci va pianissimo, fa effetti scarsissimi quando la lanciamo, figurarsi. Poi lei ha volare, protezione dalle magie e dai permanenti lanciati in questo turno. Questa è una protezione molto particolare, che vi riassumo in parole più comprensibili. Vuol dire essenzialmente che ha... cioè, finché è in campo, non la si può bersagliare con cose che si lanciano in quel turno. Quindi, per riassumere, istantanee stregonerie non la puoi bersagliare perché per definizione li lanci e devono risolversi nel turno stesso in cui li hai lanciati. Permanenti invece, per esempio, non può essere bersagliata da tutti quegli effetti tipo Anello dell'Oblio, insomma tutte quelle cose che quando entrano hanno un trigger che bersagliano, perché appunto entrano lo stesso turno in cui le hai lanciate e quindi è lo stesso turno, quindi Emrakul non può essere bersagliata. Un modo per bersagliare Emrakul è per esempio con effetti di permanenti, quindi con delle abilità attivate. Per esempio, giochiamo un permanente che ha un'abilità attivata che so, la tappa o fa un effetto magari tipo Oblivion Ring ma pagando un costo. E così la giochiamo, aspettiamo un turno, attiviamo l'abilità e allora poi possiamo bersagliare Emrakul. Però diciamo che in generale è una protezione molto, molto, molto solida. Appunto, servono per forza degli effetti molto particolari se vogliamo bersagliarla, Emrakul. È chiaro che le vratte e tutti gli effetti ad area, diciamo, invece sono sempre comunque efficaci. Quindi ottima protezione e a volare. Quando Emrakul lascia il campo di battaglia, sacrifica tutte le creature che controlli, quindi le abbiamo rubate a un giocatore e vuol dire che quel giocatore purtroppo non le rivedrà mai più indietro, perché Emrakul appena lascia il campo ci fa sacrificare tutto, comprese quelle che abbiamo rubato. E la cosa interessante è che Emrakul ha follia pagando 6 mana incolori. È un'eresia bersagliare Emeria, esatto. Ecco, questo è il motivo per cui molti sono rimasti molto sospesi quando hanno visto questa Emrakul, perché follia costo, cioè pagare 6 mana una roba del genere è follia, letteralmente, è fortissimo. Anche perché follia la lanciamo e quindi vuol dire che tutti gli effetti comunque funzionano, il fatto di rubare la creatura. Quindi, insomma, non sto lì a dirvi che è molto forte da giocare nel mazzo Eldrazi, anche perché non avremo tanto bisogno di follia, 12 mana ci si arriva tranquillamente nel mazzo Eldrazi. Poi, ristampa molto, molto, molto sugosa in Modern Horizons 3 per il mazzo Eldrazi, che è l'incubatrice di Urza. Uno dei più forti artefatti per i tipi di creatura, perché mentre entra nel campo scegliamo un tipo di creatura e le creature del tipo scelto costano 2 in meno. 2 in meno. E tra l'altro il fatto che molti Eldrazi abbiano anche costo completamente incolore potrebbe addirittura, magari sommando tanti effetti di sconto, farci castare veramente quasi gratis alcuni Eldrazi. Comunque, incubatrice di Urza per un costo 3, sconto di 2 su qualsiasi Eldrazi, non a prezzo, è veramente forte. E fortunatamente l'hanno ristampata come rara normale e non come mitica, come invece accadde in Dominaria Remastered. Quindi sono stati bravi, bravi bravoni. Poi, dopo Emrakul, Non possiamo non citare anche il nostro caro Kozilek, la realtà infranta. Questo è un po' più particolare, anzi è una... Kozilek lo giocherei un pochino di più nella versione invece pedine progenie, perché ha un effetto un po' particolare, un 9-9 a costo 9,
che quando lo lanciamo fino a due giocatori bersaglio manifestano due carte dalla propria mano e per ogni carta manifestata in questo modo tu peschi una carta. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che possiamo privare un nostro avversario o anche due nostri avversari di due carte dalla mano e in cambio gli diamo la carta manifestata, quindi vuol dire un 2-2 che però se è una creatura e loro pagano il mana possono girare a faccia in su ed effettivamente diventa quella creatura. Quindi diciamo che è un po' rischioso bersagliare i nostri avversari, a mio parere, ma secondo me molto spesso vorremmo bersagliare noi stessi. Anche perché appunto ci fa pescare. Diciamo che dipende molto, perché se bersagliamo due avversari loro si fanno due creature a testa e noi peschiamo quattro carte. Se bersagliamo noi un avversario noi decidiamo cosa mettere in campo, anche l'avversario, e noi comunque peschiamo quattro carte. Altrimenti possiamo anche decidere che solo noi mettiamo giù due manifested e poi peschiamo due, quindi essenzialmente non andiamo comunque mai sotto di carte, che è molto importante. E l'effetto passivo di Kozilek invece è che le altre creature in colore che controlli prendono più 3 più 2. Più 3 più 2 è una bel boost per un effetto così, per un lord delle creature in colori. Ed è per questo appunto che diciamo, senza troppe sorprese, lo vedo molto meglio nella variante più incentrata sulle pedine, più incentrata sulle progenie e i discendenti, perché quel più 3 più 2 diventa veramente esponenzialmente più forte, avendo tantissime, idealmente tantissime progenie e discendenti, che sono creature in colori, ricordiamo. Quindi è carino, Kozilek di solito è il più forte, cioè di solito è sempre legato alla pescata Kozilek, quindi è sempre tra i più forti. Qua è legato alla pescata, ma in modo un po' peculiare, quindi non lo so, forse è il più scarso dei tre in questo giro, perché è un effetto molto più strano, molto più di nicchia. No, cioè, non che non sia forte, anzi, è comunque forte, ma è un po' più particolare, per essere sfruttato al meglio. Ok, andiamo avanti con la terra di questo... Ecco, diciamo che... gli upgrade per questo mazzo non sono esattamente budget. Labirinto di Ugin, una delle terre più forti del set, che però qui sfrutteremo molto di rado per il motivo per cui è forte. Comunque, quando entra nel campo di battaglia possiamo esiliare una carta in colore che costa 7 o più dalla nostra mano. Poi il labirinto possiamo tapparlo per aggiungere un mana in colore. Se è esiliata una carta con il labirinto, aggiungiamo invece due mana in colore, quindi può essere una sorta di tomba antica. E, oppure possiamo tapparlo per riprenderci in mano la carta esiliata. Quindi bello, perché comunque la carta che eventualmente decidiamo di imprimere non viene... diciamo che può essere recuperata. Le terre mitiche sono rare. Può essere comunque recuperata. Ma appunto diciamo che il fatto di toglierci il drop a 7 finché abbiamo il labirinto per avere due mana, di solito è molto più forte farlo i primi turni di gioco, perché ci danno quel boost. Mentre secondo me più avanti nella partita diciamo che il drop a 7 vorremmo anche lanciarlo. Quindi il labirinto di Ugin diventa essenzialmente una waste. Molto spesso, tranne che diventa una tomba antica quando ce l'abbiamo in prima mano o comunque quando lo peschiamo durante i primi due o tre turni della partita, che è comunque forte, cioè nel senso è comunque molto forte. Esatto, Kuja protegge, infatti il fatto di imprimere protegge eventualmente una finisher o comunque un Eldrazone. E quindi diciamo inutile dire che se lo trovate, se per caso avete labirinto di Ugin, è ovviamente un'ottima carta per il mazzo Eldrazi. Poi ladro di esistenza, ecco, torniamo alle rare. Allora, ladro di esistenza è un Eldrazi 3-4 a costo 3, di cui un incolore e un verde.
Quando lo lanciamo, esiliamo fino a un permanente non creatura, non terra, controllato da un avversario con valore di mana pari inferiore a 4. Se lo fai, il lado di esistenza ha: quando questa creatura lascia il campo, un avversario bersaglio pesca una carta. Quindi è una removal, è una sorta di creatura che fa removal, tra l'altro esiliando. Costo di mana 4 o meno è rilevante perché molte cose fastidiose sono 4 o meno, soprattutto incantesimi, soprattutto artefatti, perché appunto dice non creatura non terra, quindi una sorta di terastodonte. Ed è molto facile che qualche avversario abbia degli studi iristici, abbia delle Mystic Remora, abbia delle Sylvan Library, Arena di Phyrexia, insomma tutti quei artefattini, incantesimini che o danno fastidio agli avversari o danno comunque vantaggio incrementale a chi li gioca. Insomma, sono tutti quegli engine piccolini che però fanno un sacco di differenza andando avanti nella partita. E avere comunque un Eldrazi che permette, a costo anche basso, comunque un 3-4 a costo 3, di togliere una roba di questi, e il fatto che quando va via fa pescare un avversario, quindi decidiamo che non sarà probabilmente lo stesso a cui abbiamo tolto la roba di pescare, è carino, molto molto carino, è molto molto carino. È la ops, ora non esisti più, esisto solo io. Esatto, il ladro di esistenza per un motivo. Poi questa invece è una carta che abbiamo già visto come potenziale upgrade del mazzo Terre, e diciamo che qui ha la stessa funzione di come l'abbiamo vista la settimana scorsa, ma in più ha tutte le sinergie extra per il fatto di essere un Eldrazi in colore. Amico progenie, 3-3, costo 4 di cui un verde, con potenziamento 2 di cui un incolore. Quando la lanciamo, passiamo in rassegna in grimorio per una terra qualsiasi e la mettiamo sul campo di battaglia e rimescoliamo, quindi ci fa andare a prendere per esempio il Tempio Eldrazi, che è una carta molto forte, una terra molto forte che è all'interno del mazzo Precon, o altre terre non base comunque interessanti. E in più, se la potenziamo, esiliamo anche una terra, che fa sempre bene. Ci sono sempre le terre fastidiose, utility degli avversari da eliminare. E qua, appunto, niente di diverso rispetto all'ultima volta che l'abbiamo vista. Parassita propagatore. Ok, torniamo alle uncommon. Qui abbiamo un parassita Eldrazi, 2-2 a costo 2, di cui un verde. E le pedine creature che controlli hanno evoluzione. Vuol dire che quando una creatura entra in campo sotto il nostro controllo, se quella creatura ha forza costituzione superiore alla pedina, prende un segno, la pedina prende un segnino più uno più uno. E poi a costo 4 di cui un verde, creiamo una pedina progenie Eldrazi. Ecco, anche qui, anche questa è una carta che, diciamo, distingue un pochino di più nella variante progenie, nella variante pedine. Anzi, questa è incredibilmente forte ed è un'uncommon a costo 2. Infatti, cioè, secondo me è fortissima. È fortissima, anche perché, come spiega il reminder text, le pedine vedono il parassita entrare, quindi hanno evoluzione quando il parassita entra in campo. Questo vuol dire che già il parassita potenzia di più uno tutte le progenie e o i discendenti che abbiamo già in campo fino a quel punto, a costo 2. Non è affatto male. Poi a costo 4 come instant può continuare a crearne. È veramente, veramente carina. E appunto, diciamo che magari nel mazzo Eldrazi classico non proprio, perché a costo 4 fare la progenie non è bellissimo, non è fortissimo. Ma al contrario, con Aslask, quindi un Eldrazi pedine, invece è fortissima, fortissima. Evoluzione su tutte le pedine è fortissimo. Poi, altra uncommon, Profanatore del Profondo. 3-5 a costo 5 doppio blu, con potenziamento 1 in colore. Quando lanci questa magia scegli uno, se è stata potenziata invece scegli entrambi, e o fa rimbalzino su una creatura, o un giocatore pesca due carte e poi scarta una carta. Questo è molto forte, o comunque per essere un uncommon è particolarmente forte se riusciamo a raddoppiare il trigger con Ulalek,
col potenziamento, proprio perché sceglieremo entrambi, è un innesco e quindi, essendo un effetto modale, anche la copia dell'innesco avrà entrambe le modalità. Quindi vuol dire doppio rimbalzino, noi peschiamo 4 e scartiamo 2, abbiamo dei 3, ecco, come body non è proprio il massimo, però il fatto di avere un Eldrazi che fa doppio effetto quando entra, anzi quando viene lanciato, e che lo rende particolarmente sinergico, comunque lo rende particolarmente forte con il nostro comandante, è molto interessante. Diciamo che è un uncommon papabile. Ecco, non sarà sicuramente la più forte di tutte quelle che abbiamo visto oggi, però è molto 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 papabile. Andiamo anche sulle common, perché no? Riqualificatore Eldrazi, 3-3 a costo 3, di cui un verde, parassita Eldrazi. Quando lanci questa magia e quando muore, crea una pedina creatura progenie che sacrifica, eccetera. Ecco, questo è carino perché di fatto sono sempre almeno due progenie. Senza considerare raddoppi eventuali grazie a Ulalek. Con Ulalek, essenzialmente, pagando 5 totali, pagando 3 del riqualificatore più 2 incolori del trigger, avremo 2-3-3, 2 progenie, e se i 3-3 muoiono ci danno altre progenie, altre 2 progenie. Quindi per essere un drop a 3 che fa così non è male. Con qualsiasi rarità, gli Eldrazi sono sempre gli Eldrazi. Sante parole di Kuja, assolutamente. E diciamo che questa è comunque un'altra di quelle carte che, ok, con Ulalek fa più cose, insomma, è proprio la base, diciamo, dei primi turni magari di un mazzo Ulalek che inizia a fare progenie per poi iniziare a lanciare invece i pezzi grossi un po' più avanti. Mentre nella versione con Azlask diventa comunque un ottimo generatore di progenie. A costo 3 vuol dire che di terzo abbiamo lui una progenie, se abbiamo modo di ammazzarcelo o di sacrificarlo, ci fa un'altra progenie, quindi rampa e ci crea il nostro bel board di progenie, no? Ma creiamo la BB Eldrazi. Non so se la voglio leggere, la BB Eldrazi. So, ho paura per la mia incolumità. Poi, altra common, tra l'altro con un art fuori di testa, bellissima. Scrutare l'impossibile. Ecco, altro upgrade che però secondo me serve perché nel mazzo ci sono pochi modi, a parte gli Eldrazi ovviamente, di pescare, di fare vantaggio carte. Insomma, è molto. Si basa tanto 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 sugli effetti degli Eldrazi. Questo secondo me è una magia che invece è perfetta. Scrutare l'impossibile, infatti ha 1,5 km di testo. Comunque, scrutare l'impossibile a costo 3, stregoneria rossa, esilia le prime 3 carte del Grimorio. Puoi giocare quelle carte in questo turno. All'inizio della prossima sottofase finale, se un qualsiasi numero di quelle carte è ancora in esilio, mettile nel tuo cimitero, poi crea una pedina creatura progenie per ogni carta messa nel tuo cimitero in questo modo. È vero, è un pochino sì, sembra un pochino il nome di una carta blu, scrutare l'impossibile. E questa è ottima perché fa tutto, fa vantaggio carte, perché, o comunque ti dà card selection, perché ti fa vedere 3 carte in più dalla cima del tuo Grimorio. Puoi decidere se lanciarle o meno, o se puoi lanciarle o meno. Quindi comunque ti dà visibilità su 3 carte in più. Quelle che non lanci, innanzitutto, non solo non le hai perse per sempre nell'esilio, ma ti vengono rimesse nel cimitero, che è molto importante. Abbiamo visto prima l'Eldrazi che ha in hand ti fa riprendere in mano un Eldrazi del cimitero, per esempio. Ma soprattutto quelle carte che non sei riuscito ad usare vengono convertite in progenie, che è una cosa incredibile, cioè è perfetta, questa è una bellissima carta, anche diciamo umile come miglioramento, comunque anche secondo me sostanziale del mazzo, avere una carta che
che ti fa potenziale vantaggio carte e altrimenti ti rampa con le progenie Eldrazi è molto molto forte ed è un misero costo 3. Ok, non è una magia incolore, ma chi se ne frega, cioè possiamo giocarle le magie colorate, giochiamole. Ecco, esatto, l'art rappresenta gli occhi del lettore della Bibbia Eldrazi che cadono dopo che ha finito di leggere il testo. No, comunque questa ottima comune, veramente è veramente un buon miglioramento, secondo me. Poi andiamo con l'altro incantesimo uncommon forte, che è il sentiero dell'annientamento. Ecco, questa carta è sgrava. Questa è come l'altro incantesimo blu. Questa è la versione verde, sgrava uguale. Costo 4, di cui un verde, con vacuità ovviamente. Quando il sentiero entra nel campo di battaglia, creiamo due progenie Eldrazi. Quindi già ci rampa di due. Poi gli Eldrazi che controlli hanno tappa, aggiungi un mana di un qualsiasi colore. E ogni qualvolta lancia una magia creatura con valore di mana pari o superiore a 7, guadagni 4 punti vita. L'ultima che ho appena detto è la meno rilevante di tutte. La più rilevante è che ovviamente gli Eldrazi tappano per aggiungere un mana di un qualsiasi colore. Che su delle pedine che puoi sacrificare senza tapparle, vuol dire che le tue progenie le puoi tappare per attingere un mana colorato e poi sacrificarle da tappate per attingere un mana in colore. Vuol dire che ogni tua progenie istantaneamente ti genera due mana. Le progenie hanno debolezza di evocazione, assolutamente sì. Quindi quelle che hai le due che hai creato appena entra il sentiero non le puoi tappare subito per aggiungere mana. Le puoi sacrificare, quello sì. Però tutte le progenie che andrai a creare, essenzialmente, se aspetti un turno, le puoi tappare per colorato, sacrificarle per un altro. E quindi diventano tutte progenie da due mana. Questa è molto 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 forte e soprattutto è un'ottima carta in entrambe le varianti del mazzo Precon, diciamo, in entrambe le possibili direzioni, perché è incredibilmente forte con Ulalek che tende a giocare i ciccioni, perché le progenie iniziano a dare due mana invece che uno, ed è forte nella versione pedine, nella versione progenie, perché le progenie ti iniziano a rampare effettivamente senza doverle sacrificare, quindi senza sacrificare la tua presenza sul board. Ed è tanta roba, perché tu, cioè, già ti basi sul fatto che comunque alcune pedine le dovrai sacrificare per forza. Nel momento in cui hai il sentiero, vuol dire che cioè, tu creare pedine ti rampa, ma senza dover rinunciare a delle altre pedine. Quindi non è male, non è affatto male, molto forte sentiero dell'annientamento. Anche questo me lo sono ritrovato giocato contro in Limited ed è esagerato, mi hanno veramente distrutto con questa cosa. Lui aveva fatto i primi 3 turni a giocare un po' di progenie, io ero tranquillo, gioca sto coso qui. Ah, ok, ti gioco un drop a 8, così di quarto turno. E io. Bello. Proprio bello quel drop a 8. E come lo. Che tra l'altro quel drop a 8 con antimalocchio dai colori. Quindi, entra, non lo gestisco più, ho perso. Beh, bello. E no, forte, forte. Questo è un ottimo incantesimo, fortissimo in entrambe le varianti possibili di questo mazzo. Poi continuiamo con il tagliasentieri Eldrazi. Come vedete, ve l'avevo detto, sono un sacco di cose. Tagliasentieri Eldrazi, 3-3 costo 3, di cui un incolore e un rosso. Contravolgere e all'inizio del combattimento nel tuo turno, una creatura bersaglio che controlli ha rapidità e prende più x più 0 fino alla fine del turno, dove x è il numero di Eldrazi che controlli. Altra carta molto forte per un drop a 3. Per un drop a 3 è veramente sgravino, anche perché può bersagliare se stesso volendo, volendo, e anche questa è un'altra carta che è forte in entrambe le varianti, perché variante Ulalek, voglio giocare i ciccioni,
Qual è un problema dei ciccioni e il drazi? È che rapidità spesso non ce l'hanno. Taglia sentieri risolve questa situazione. E nella variante progenie, invece, compensa il fatto che lui si pomperà, o comunque all'inizio della combat il potenziamento sarà veramente incredibile, perché avremo tantissime progenie Eldrazi in campo, e quindi diciamo che sarà forse ancora più efficace, perché è più X più 0 è tanto, cioè anche solo con 5 progenie, un più 5 più 0 rapidità a una cosa che abbiamo appena giocato, anche se non è tanto grossa, tipo il 3-3 di prima che creava la progenie quando moriva. Insomma, gioco un 3-3, creo progenie, ok, ho il taglia sentieri, quindi vuol dire che ho almeno 3 cose in campo, diventa un 6-3 rapido. Sì, assolutamente, vacuità, cioè, serve proprio a quello vacuità, il fatto che sì, ha il rosso nel costo di mana, ma è vacuo, quindi non ha colore, sono tutti, se c'è scritto vacuità, non ha colore. Indipendentemente da cosa ha scritto nel costo di mana. Infatti tutte le carte con vacuità hanno costi di mana colorato. Quelli che non hanno mana colorato non hanno bisogno di scrivere che hanno vacuità, perché sono già in colori di default. Ok, questa come carina, molto carina in entrambe, diciamo, utilità diverse nelle due diverse strategie. E questa penso sia l'ultima, forse. Abbiamo visto Emrakul, abbiamo visto Kozilek, vediamo Ulamog, che è quello che a mio parere è probabilmente il più forte dei tre attualmente. Ulamog il contaminatore, Eldrazi 7-7 a costo 10. Quando lo lanciamo, un avversario esilia metà del suo grimorio arrotondata per eccesso. A Egida sacrifica due permanenti, quindi se ce lo vogliono bersagliare devono sacrificare prima due permanenti. E Ulamog entra nel campo di battaglia con un numero di segnalini +1/+1 pari al valore di mana maggiore tra le carte in esilio in generale. Diciamo che se lo lanciamo, il fatto che lui abbia esiliato metà mazzo di un avversario sicuramente ci verrà in aiuto. Quindi è un 7-7 di base, ma entrerà con, secondo me, cioè, esiliando metà mazzo, di qualsiasi mazzo, almeno 6 segnalini ce li ha. Almeno 6 ce li ha. Cioè, è difficile che in metà mazzo non ci sia almeno un drop a 6, a mio parere. Comunque, mettiamo che ha 6 segnalini, quindi è un 13-13. E in più ha Annientatore X, dove X è il numero di segnalini, e questa è la cosa più devastante, secondo me, la cosa più devastante, cioè già Annientatore con numero fisso è fortissimo, è frustrante quasi da chi lo subisce. Un Annientatore che può essere un numero superiore a 4 è ingestibile, secondo me, perché ti arriva sto coso. Ti esilia metà mazzo intanto. Tanto lo lancio e ti esilia metà mazzo. E non puoi dire bau. Entra con, facciamo 6 segnalini, quindi mi entra un 13-13 che mi ha esiliato metà mazzo, che se lo voglio bersagliare devo sacrificarmi 2 robe, e che se attacca devo comunque sacrificarmi 6 robe. E insomma, si dice dalle mie parti, è molto forte questo Ulamog, veramente forte, veramente tanto forte. E la cosa ulteriormente forte è che tutti questi titani, quando vanno al cimitero, non si rimescolano, non si esiliano, rimangono lì pronti per noi, per essere rianimati, per essere ripresi in mano e rilanciati. Ulamog tra l'altro è particolarmente ghiotto da rianimare, perché i segnalini se li becca lo stesso uno, e diciamo che roba esiliata tendenzialmente ce l'abbiamo, cioè gli Eldrazi spesso esiliano cose come removal, come
come, diciamo come interazione, come modalità di interazione, spesso gli Eldrazi esiliano. Quindi Ulamog arriverà sempre con dei segnalini, arriverà sempre con un annientatore considerevolmente alto. Ed è veramente forte. Cioè, il fatto di poterlo rianimare dal cimitero è così, è veramente, veramente forte. E Ulamog anche qua. Insomma, se ce l'avete, mettetelo dentro sto mazzo. Ah no, non era l'ultimo, perché abbiamo anche un altro peschino, però a tema Eldrazi, che è il Vagabondo del Nulla. Dopo il Vagabondo Galleggiante. Era il Vagabondo Galleggiante? Non me lo ricordo più. Com'è in italiano? Com'è in italiano Muldrifter? Vagabondo Pensoso. Vagabondo Pensoso. Dopo il Muldrifter abbiamo il Null Drifter. Che è un buon peschino, altra buona carta, costo 7. Generici, elementale Eldrazi 4-4, che quando lo lanciamo peschiamo 2, a volare annientatore 1 e soprattutto come la sua controparte non Eldrazi a apparire a costo 3, di cui un blu, che vuol dire che possiamo lanciare questa magia pagando 3 e poi quando entra in campo la sacrifichiamo. Quindi comunque peschiamo 2 perché l'abbiamo lanciata con apparire, entra, la sacrifichiamo. Molto molto buona perché è uno di quegli Eldrazi che sia che lo vediamo in early game, sia che lo vediamo in late game, fa quello che deve fare. A costo 3 ci fa pescare. In early game magari non abbiamo i 7 mana, però possiamo sfruttare 3 mana per pescare due carte. Quando lo peschiamo tardi è un buon Eldrazi da lanciare che ci fa vantaggio carte. Comunque un 4-4 volare annientatore 2 che ci fa pescare. Quindi non male anche questa ottima, ottima potenziale inclusione. Non era l'ultima nemmeno questa, perché mi ero dimenticato, c'è un'altra mitica bomba, che è il vincolo di Ugin. Ecco, questa è una carta che fa vincere. Vincolo di Ugin, istantaneo a costo 3, di cui un blu con vacuità, che è un rimbalzino. Fai tornare un permanente non terra bersaglio che non controlli in mano al suo proprietario. Un rimbalzino a costo 3, tra l'altro anche scarsetto, perché di solito l'effetto che rimbalza costa 2. Ed è common, ma non è questo il motivo per cui è forte. Ma una volta che l'abbiamo lanciato è lì nel cimitero, quindi basta, no? E invece, quando lanciamo una magia incolore con valore di mana pari o superiore a 7, possiamo esiliare il vincolo di Ugin dal cimitero. Quando lo facciamo, facciamo tornare ogni permanente non terra che non controlliamo in mano al proprietario. Quindi fa squarcio ciclonico. A gratis dal cimitero quando lanciamo un Eldrazi grosso. Fortissimo. Cioè, è uno squarcio ciclonico gratis. È uno squarcio ciclonico gratis, incounterabile perché è un'abilità innescata, quindi devi avere per forza Stifle o comunque uno degli effetti particolari che neutralizzano abilità. È sgravato. Sgravo. Dove c'è Ugin c'è forza, esatto. Dove c'è Ugin c'è casa. No, è vincolo di Ugin è forte, 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 forte. Anche qua altra carta se ce l'avete. Avete il mazzo Eldrazi. O avete anche un mazzo artefatto perché basta una magia incolore. Cioè, abbiamo un mazzo artefatto con i ciccioni a costo 6. Giocatelo, giocatelo, il vincolo di Ugin. È fortissimo. È fortissimo, è inutile dirlo. È appunto una delle carte comunque più forti, secondo me, del set. Veramente sgravo. E niente, altra V. Vortice mostruoso, porca miseria. Ci siamo, dovremmo esserci, quasi, eh. So che è mezzanotte, ma appunto ci sono tantissime carte per questo mazzo. Vortice mostruoso. Incantesimo, uncommon, a costo 4, di cui un verde. Quando lanciamo una magia creatura con forza pari o superiore a 5, scopri X, dove X è il valore di mana di quella magia. Quindi lanciamo un nostro bellissimo ciccione Eldrazi, caliamo la prossima cosa, cioè insomma cascata essenzialmente. È molto forte anche questo, molto sinergico, diciamo questo più con la versione Ulalek, quindi ciccioni, ciccioni a go-go. Molto forte. Però soprattutto per essere un uncommon è veramente forte. Tra l'altro, io non è che
se sono genuinamente sorpreso, ma perché ormai le carte le avevo preparate, quello che dovevo dire più o meno lo so, però le carte me le ho preparate ormai 2 settimane fa, quindi non mi ricordavo tutte le carte che c'erano. Mi ricordo che c'erano tante, ma non mi ricordavo tutte le carte, ecco. Ok, sarà l'ultima? Ah, ce l'abbiamo fatta. Era davvero l'ultima. Era veramente l'ultima. Aspettate che ovviamente mi sia... Ok. C'è il mouse che è impazzito. Scusatemi. Ok, allora. Ce l'abbiamo fatta a mezzanotte. Ogni analisi è durata sempre di più perché c'erano sempre più carte da vedere. Incredibile. Allora. Piccola conclusione velocissima. Piccola conclusione velocissima. Adesso arriva un altro Eldrazi. No! Allora, come ho detto, il mazzo è molto semplice per come il precostruito vuole essere giocato. Quindi con Ulalek, lanciare gli Eldrazi grossi, cercare di raddoppiare i trigger, insomma, sfruttare al massimo quello per cui sono famosi gli Eldrazi. Ciccioni grossi con effetti forti. E ramp, 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 ramp per arrivarci il prima possibile. Il bello, secondo me, di questo precon, e che era una cosa anche del vecchio precon, ma che secondo me il vecchio si perdeva un po' troppo nelle alternative. Qua invece abbiamo essenzialmente i comandanti e anche alcune carte comunque all'interno del mazzo. Ci danno due direzioni, che è quella di Ulalek che ho appena spiegato e quella di Azlask. Azlask? Vado a istinto. che è quella invece della versione pedine, che è una cosa un po' nuova, un po' particolare, che diciamo, nessuna variante Eldrazi aveva ufficialmente, diciamo, supportato. Ed è carino appunto perché anche e soprattutto gli upgrade all'interno di Modern Horizons 3 possono andare a riflettere una carta se è un po' più forte in una variante piuttosto che l'altra. Dato anche dal fatto appunto che come abbiamo visto Modern Horizons 3 di default ha un sacco di supporto per Eldrazi, cioè ha un botto di carte, è una cosa su cui hanno puntato molto a livello di design e a livello di limited. Praticamente 3 colori su 5 sono dedicati. Non esclusivamente, però sono dedicati in gran parte agli Eldrazi. Quindi è chiaro che le possibilità di miglioramento di questo mazzo precostruito sono molte, molte, molte rispetto, molte di più rispetto agli altri mazzi, forse escluso solamente il mazzo energia per lo stesso identico motivo. Detto questo è sicuramente il mazzo più forte. A mio parere, perché ha la strategia più tranquilla, nel senso più dritta possibile, e con le carte di un power level più alto in generale. Quindi facile da guidare, facile da pilotare, strategia semplice da attuare. Più giochi Eldrazi, più sei forte, più probabilmente vinci. Quindi è anche beginner friendly. L'unico problema per cui non è beginner friendly è che purtroppo ora, come ora, questo è il mazzo che insomma, i rivenditori fanno a dei prezzi, a mio personale parere, gonfiatissimi ed esagerati, perché parliamo di 100 euro per il mazzo, forse di più, 110 adesso, quindi... Un prezzo che non bisognerebbe assolutamente pagare, soprattutto per un mazzo precostruito. Per quanto forte, per quanto hypato sia, non li vale quei soldi lì, uno. E due, vai a mettere un bellissimo muro davanti a chi, magari qualche giocatore, che voleva farsi il mazzo Eldrazi e... Non verosimilmente non può pagare 100 euro, cioè fa prima farselo da zero, secondo me. Diciamo, questo è il grande problema di in realtà in generale dei mazzi Commander che escono legati a un'edizione che non è standard. Anche con Commander Masters era successa la stessa cosa, essenzialmente o li prendevi in prevendita a un prezzo comunque maggiorato, ma almeno decente.
Oppure aspettavi di vedere quelli che non si cagava nessuno dopo che erano usciti e che quelli invece scendono, sperando che siano quelli che ti interessano. Però, insomma, non è così che dovrebbe funzionare. Secondo me, ma anche secondo molte altre persone più competenti di me. Comunque, parentesi economica a parte, questo è probabilmente il miglior mazzo dei... Tra l'altro adesso quel mazzo lì secondo me sta a niente. Adesso secondo me quel mazzo dei Planeswalker sta a pochissimo. Così a naso, perché è il destino dei mazzi Commander. Cioè a una certa crollano perché nessuno, perché i rivenditori se ne devono liberare essenzialmente. E questo fa capire quanto in realtà... Quanto i prezzi oramai siano un po' gonfiati, ma non do tanto la colpa ai rivenditori. I rivenditori ci sta che si facciano margine se il mercato è quello. Il grande problema è che Wizards non fa più i prezzi, cioè non pubblica più i prezzi. E quindi noi consumatori non possiamo sapere se il prezzo è giusto, se il prezzo è gonfiato o cosa. Cioè, ormai purtroppo è così. Soprattutto con i mazzi Commander. Comunque, chiusa parentesi, chiuse anche le analisi Commander, abbiamo completato tutte le analisi Commander, questo qua verrà un video lunghissimo per YouTube, incredibile, mi dispiace, mi dispiace per chi, anzi, mi congratulo con chi è arrivato fino a questo punto, anzi, ti ringrazio cuoricino, cuoricino gigante. Ringrazio tutti quelli che sono arrivati fin qua perché mi rendo conto che questa è l'analisi più lunga in assoluto, nonostante il taglio della parte iniziale che voi su YouTube non vedete la pre-live. E quindi ringrazio chi nel futuro arriverà qua, ringrazio voi in chat qui su Twitch che avete resistito fino a questo momento e posso finalmente chiudere. Agli Eldrazi piacciono, esatto, piacciono. È tutto grosso gli Eldrazi. Tanto, tante carte, sono dei ciccioni loro. Tanto tempo per fare l'analisi Commander. Un botto. Quindi, io ho la Lady che mi sta guardando molto male, però ancora non sta miagolando. Quindi vuol dire che siamo in un limite. Diciamo sopportabile della fame. Quindi io vi ringrazio veramente tanto di avermi seguito questa sera e anche le sere scorse per le altre analisi Commander. Ci vedremo quando ci vedremo qui la prossima volta? Non lo so perché la settimana prossima parto per Amsterdam, quindi al MagicCon sicuramente pubblicherò un botto sugli altri social che trovate qua sotto, quindi su Facebook, ma molto più probabilmente su X perché è un po' più veloce, anche perché appunto ci sono vari eventi a cui andrò ci saranno le anteprime. Direttamente da là cercherò di fare come l'anno scorso a Barcellona, di fare il live tweeting come i veri content creators. E poi c'è Bloom Barrow. Ripartono gli spoiler la settimana dopo che torno. Quindi, cioè, ci stanno pam 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 un'edizione dopo l'altra in queste settimane. Io comunque dietro le quinte sto continuando a lavorare alla traduzione di Thunder Junction. Sono attualmente al quinto capitolo su 8 della storia principale. Solo che appunto con Amsterdam di mezzo e Bloom Barrow che arriva molto presto, non so se farò in tempo a portarvi le letture prima della release di Bloom Barrow, che è una cosa che non mi piace, però è così. Quindi vi saprò dire e appunto prossime live probabilmente settimana prossima non le faremo a meno di unboxing, a meno che non arrivano dei secret lair di cui mi sono dimenticato, ma non penso.
Eventualmente mi inventerò qualcosa, perché non mi piace lasciare il canale vuoto per praticamente 2 settimane tra una cosa e l'altra. Quindi vediamo, vediamo. Sicuramente quando torno farò una live così di chiacchiera per raccontarvi un pochino Amsterdam, quello poco ma sicuro, come avevo fatto con Barcellona, perché comunque sarà un'esperienza comunque da condividere e una bella esperienza in generale, sicuramente, perché Barcellona mi è rimasta nel cuore come evento. Amsterdam, vediamo, però io penso che anche loro cerchino sempre ogni volta di fare qualcosa di più, quindi voglio vedere dopo un anno di MagicCon sulla mia pelle, diciamo, cosa è cambiato, cosa è migliorato, e ovviamente ci terremo in contatto. E ultimissima cosa, da domani pubblicherò l'album ufficiale delle carte di Assassin's Creed. Gli spoiler sono finiti oramai e da domani ci sarà l'album effettivo. Come sempre, qua sotto c'è la pagina Facebook, lì potete trovare tutto quanto. Bene, mezzanotte 13, siamo dilungati più che abbastanza. Io vi ringrazio di nuovo per essere qua e ci vediamo alla prossima live. Vi faccio sapere, come sempre, seguite i social, mettete like, commentate, condividete per far felice il Dio algoritmo, e se volete e potete supportare in modo un po' più concreto il canale, potete fare la sub qua su Twitch, che soprattutto se avete Amazon Prime avete una sub gratuita al mese, potete decidere eventualmente di farla al mio canale. Detto ciò, veramente buonanotte, a prestissimo, vi aggiorno assolutamente. Ciao a tutti.